Signore e signori, ce l'abbiamo fatta. Grande, grande occasione, grande, grande evento. Un saluto a tutti, gli amici filaterici e anche ai nuovi telespettatori della Bolaffi, perché in questa settimana veramente dedicata al Regno d'Italia, sia attraverso la numismatica, le monete, sia attraverso la filateria, andremo a presentarvi qualcosa che non si è mai presentato prima, proprio grazie all'attenzione del nostro pubblico e alla disponibilità data da Bolaffi. Questi saranno degli incentivi importanti, interessanti che andremo insieme a vedere. Ma questi tre volumi che ho voluto portare, in questo caso li chiamo volumi perché parlano della storia del Regno, ma sono anche album perché contengono una collezione impressionante. Eh, per quanto concerne, lo vedete proprio in brossura il nome indicato in, in oro: Regno d'Italia un argomento che incontreremo, affronteremo in questa mia trasmissione anche nella trasmissione successiva, attenzione dipende ovviamente dalle disponibilità. Una collezione importante sulla quale abbiamo più volte segnalato la possibilità di entrare su alcuni francobolli, sulle prime serie, ma le 13 serie del Regno d'Italia sono qua comprese all'interno di questi tre volumi, di questi tre album che andremo insieme a sfogliare. È logico che Impiegheremo un po' di tempo nel fare questo, ma soprattutto quello che ci attendiamo, ci fa piacere poter segnalarvi è attraverso le vostre telefonate, attraverso sms e Whatsapp, come vedete nel secondo numero indicato, l'intenzione di poter dialogare con noi nelle conferme in visione, ma anche nel conoscere esattamente la struttura che vi indicherò, ma nello specifico anche per chi magari ha già scelto. In passato alcuni francobolli della Regno d'Italia finalmente avrà l'occasione di poter ospitare questa collezione insieme a quelli che sono magari anche considerati da mancolista. Quindi andremo a toccare sia il nuovo telespettatore sia il telespettatore che da tempo magari ci segue, ma non ha ancora mosso i primi passi, magari per riuscire a trovare anche perfettamente il senso della propria passione. Ecco, in questo caso vogliamo anche portarvi a tutto ciò. Intanto ricordiamo Bolaffi dal 1890 con gli appassionati di filatelia e di numismatica, ma ormai da anni anche con gli appassionati delle nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro centralino con Cristina, salutiamo Alberto alle telecamere, salutiamo Enrico in regia e devo dire molto molto apprezzato. Gentleman Agreement mi restituisce la presenza delle serate del lunedì il mio collega stimatissimo e non solo Lorenzo. quindi... Attenzione perché se rispetto a ieri, se siete appassionati di filatelia numismatica, rispetto a ieri avete ancora domande, avete interesse nel, nel sapere qualcosa in più o nel scegliere qualcosa che eh, avete visto nella trasmissione di numismatica di ieri pomeriggio, ieri sera, avete il referente ideale eh, qui diciamo, disponibile per voi eh, nel dialogo proprio aperto riguardo anche alla monetazione. Casualmente, anzi non casualmente, del Regno d'Italia. Allora, prima però di eh, scaldiamo un attimo i motori, prima di andare a sfogliare queste pagine, andare a vedere la consistenza, la composizione, chiaramente anche il prezzo e anche la possibilità di pagamento del tempo, ma soprattutto di proposta, definiamola sconto, perché questo è il termine eh, che vogliamo utilizzare, su quanto sarà questa importante acquisizione. Facciamo una carellata, andremo a vedere anche su vostra richiesta, quindi potrete interrompermi in qualsiasi momento per andare a eh, scegliere magari il francobollo mancante eh, del, um, di una collezione che avete già intrapreso con noi oppure altri album legati ad esempio alle colonie. Infatti abbiamo, lo vediamo per le colonie, sono sovrastampati da serie Egeo, importanti serie, ma abbiamo anche sempre per le isole dell'Egeo quella... Che eh, definiamo eh, l'importante milizia? vi li specificheremo poi nel corso della trasmissione. Passiamo poi in eh, primo piano qui accanto a me per andare a indicarvi la realtà eh, del mh, ecco qui siamo nella nel, Rue, quindi parliamo del periodo ottocentesco, alti valori, sempre per quanto concerne l'Italia. Eh, attenzione, noi parlando di regno, dividiamo un momento storico fondamentale che è quello, diciamo, Ottocentesco, che entra anche con l'Italia, periodo antico, quindi l'origine del Francobollo in Italia, e quello novecentesco, quindi quel regno moderno di cui andremo a parlare proprio nella collezione in questione. Eh, buste che non possono invece mancare sono sempre legate al mondo elegeo perché mh, abbiamo un po'. Non dico trascurato, ma eh, nelle ultime trasmissioni ci siamo concentrati più verso la Repubblica. È il caso di vedere quindi le colonie, sia nelle corrispondenze, eh, come su busta, questa ricchissima collezione che fa riferimento a quanto abbiamo visto sui francobolli precedentemente eh, apprezzati, ma anche a quello che poi è un importante eh, segno legato proprio alla filografia, cioè alla passione per la parola scritta. Eh, non dimentichiamo, ecco, vediamo ad esempio gli album Coloni, ma prima ti faccio, eh, voglio ricordarti, eccoli qua, ehm, due dei tanti cataloghi, ce ne sono altri ovviamente, sono qua disponibili, ma ho voluto lasciare il mio la mia scrivania abbastanza libera per poter agevolmente sfogliare le, eh, diverse, le diverse pagine e quindi eh, questo è importante poterlo sempre eh, ricordare. Eh, cataloghi che vi diamo a un prezzo eh, diciamo speciale per chi segue le nostre dirette, poi andremo a specificare anche in questo caso. Invece album delle colonie che portano e parlano di un momento importante nella storia d'Italia. È una collezione che eh, chiaramente entra nel periodo del regno ma si identifica meglio con quelli che sono gli spazi proprio geografici eh, d'oltre mare, quindi eh, il Nord Africa, l'Africa, il Corno d'Africa, quelli che sono anche altri elementi che possiamo poi scoprire, ad esempio come collegio, di cui abbiamo dato valutazione e possibilità di scelta. Allora partiamo immediatamente, immediatamente. Eh, avremo occasione, è una, veramente una prima volta in tanti anni di televisione Bolaffi dedicate alla filatelia. Quello che vi invito intanto a fare è chiedere sempre al nostro centralino in diretta tutto ciò che può interessarvi, ehm, anche a costo di interrompermi nella presentazione. Mi fa immenso piacere perché il, la trasmissione... Filatelica è legata proprio all'ambito eh, del, della possibilità di comunicare. Questo è molto importante. Adesso andiamo subito a vedere perché attenzione intanto tutti e tre questi album. La qualità stessa della veste chiedo sia molto chiara e passi bene anche attraverso la telecamera è ciò che possiamo intanto apprezzare. Ma quello che troviamo nell'insieme, attenzione, è la collezione filatelica del Regno d'Italia. Io sto prendendo il primo album volume, perché volume? Perché ci sono delle informazioni storiche che accompagnano la scelta della vostra collezione il Regno d'Italia, collezione che apprezziamo e viene apprezzata nel mondo, non solo in Europa per la sua bellezza. E parte dal 1900 parlando di regno moderno. Quindi siamo nel Novecento. Infatti andiamo a sfogliare le prime pagine e mentre sfogliamo le prime pagine andremo anche a identificare prezzo e possibilità di quello che sceglierete. Si parla proprio del primo decennio del Novecento, tre rilegature, fogli, il catalogo in omaggio, ma attenzione... Quello che vogliamo proporvi sono 452 valori nella qualità Bolaffi, quindi non, eh, non annullati, non timbrati, nel, nel modo migliore per apprezzare il francobollo proprio a livello di qualità e a livello di bene rifugio. E' proprio in tal senso noi possiamo, io sto sfogliando abbastanza velocemente proprio per mostrarvi, ecco qui, il regno di Vittorio Emanuele III, i francobolli che compaiono effettivamente già presenti nelle taschine. Ecco, le vedete, non sono semplici immagini, ma sono francobolli assolutamente presenti nelle qualità Bolaffi già citate: quindi assenza di linguella, non linguellati, cioè senza quelle pecette adesive che fermavano il francobollo in album, eh, magari eh, dei primi anni del collezionismo, eh, e senza timbro che annulla e quindi rende meno valido il francobollo stesso. Li possiamo sfogliare e vedere Unità d'Italia, vedete 1911, i sovrastampati, la Prima Guerra Mondiale, signori, 452 valori. Finalmente abbiamo veramente il blocco fondamentale, eh, numerosissimo nella bellezza del, dello scorrere del tempo. E chi sceglie ad esempio anche le monete, eh, la numismatica del Regno d'Italia, non ignori questa importante possibilità. Arriviamo al prezzo. Allora, se dovessimo sommare i francobolli, valore di catalogo dichiarato su queste qualità, ci troviamo, sì, ci troviamo a 7.390 euro. Sapete per Bolaffi come è importante andare a identificare una correttezza di prezzo e non muoversi da questa proprio perché eh, non stiamo cavalcando un'onda meritata di successo fatto di un certo periodo storico come il regno che stiamo vedendo. Quindi 7.390 è la richiesta che dovremmo oggi portare alla vostra attenzione. Tre album in regalo, l'abbiamo detto, il catalogo benissimo per corredare al meglio ciò che state scegliendo. Ma attenzione, l'offerta speciale, visto il momento proprio dedicato al Regno, è quello che ci porta a 6.900 attraverso la storia del Novecento fino alla luogotenenza, fino al Re di Maggio, fino agli albori di quelli che saranno la Repubblica. È una collezione... Eh, compatta attraverso la storia, fondamentale nella lettura e nell'esperienza di quello che sarà ed è la visione anche di un bene rifugio, ma soprattutto siamo a darvi finalmente un insieme, una quantità incredibile di francobolli dove ogni valore espresso, ognuno di questi francobolli viene acquistato, scelto, comprato dai collezionisti. Quindi non ci troviamo di fronte a un francobollo o una serie debole, visto la storia, visto la qualità che eh, stiamo offrendo. Ormai il nostro pubblico lo riteniamo e questo ovviamente non solo io, ma l'insieme di tutta la staff televisivo e tutta la divisione TV Bolaffi e non solo. Riteniamo il pubblico pronto a considerare, anziché piccoli passi, un francobollo per volta, una serie per volta, l'insieme di questa collezione, eh, cioè i 452 valori, dicendo va bene, magari i piccoli passi li, facciamo, li faccio pagandoli un po' per volta, ma anziché dire guarda ne prendo una serie, guarda prendo la prima parte, guarda prendo... So esattamente quali sono eh, i valori, qual è il risparmio, perché attenzione da eh, 7390 a 6,9 a 6,9 non è assolutamente poco. E ehm, andiamo quindi a strutturare: eh, anzi, è una grande opportunità. Andiamo quindi a invitarvi a strutturare la possibilità di scelta adesso in una, chiamiamola proprio, promozione che non si è mai fatta. Quindi offerta speciale tv, lasciamo ovviamente il tempo per valutare i diversi momenti storici, lasciamo il, il tempo, perché eh, a lungo ne parleremo in questa trasmissione e in quella serale, di questa opportunità che vuole essere intanto l'invito li a vederli a casa, cioè la telefonata, la chiamata dice ma potrebbe interessarmi. Capisco, è un investimento scegliere no, da, parte, da parte di chi le sceglie, guarda, devo magari smobilitare qualcosa, smobilizzare qualcosa, devo fare un passo e dire: beh, qui non si tratta del francobollo a 150, 200 euro, no, ma qui avete la storia del Regno d'Italia, la storia di quei francobolli che vengono collezionati, ripeto, nel mondo e non è un modo di dire. Trovarli in tutte queste qualità, vedete anche in questo caso la Crociera Italiana del 24 attraverso capitoli di storia non è un timbro ma una sovrastampa, certo è sempre un timbro ma riguarda lo specifico di questo avvenimento legato alla Crociera Italiana del 24. Il numero di riferimento lo ricordiamo subito, numero 12, offerta speciale televisiva. Ci sono persone che li hanno scelti nel tempo dicendo: guarda, mi sarebbe piaciuto poter averli tutti in questa quantità di proposta, mi sarebbe. E oggi vediamo anche delle immagini che non abbiamo mai trovato, delle serie che non abbiamo mai trovato, come questa vittoria soprastampata. Quindi chi già si è avvicinato al Regno d'Italia può certamente entrare ancora su questa maggiore possibilità, maggiore opportunità che vogliamo offrire al nostro pubblico. E poi l'anno santo, sfogliamo, sfogliamo perché qui si tratta di non, non c'è forse il tempo di vederli tutti, ma indubbiamente sarà il vostro tempo di poter vederli e apprezzarli eh, nel sfogliare con i nostri consulenti, con chi vi porterà di noi. Uh, le tre, i tre album del Regno d'Italia i 452 valori a 6.900 euro, cioè signori circa 500 euro, di, eh, poco meno 500 euro di risparmio e tantissimo sulla qualità Bolaffi. Sono arrivato al primo, ci sarebbe ancora approfondimenti da fare, ma il segnale è quello che, certo li vediamo tutti, facciamo attenzione anche ai diversi capitoli. Guarda, lo lascio qui aperto, proprio per poter ulteriormente... Dare modo di entrare magari e rivedere un capitolo specifico. Vediamo il secondo, è un ordine cronologico quello che incontriamo. Eh? E quindi è un ordine cronologico che ci invita anche a entrare nel vivo delle diverse proposte, delle serie che a volte, anzi, diverse volte abbiamo voluto segnalare come importanza singolarmente di serie. Solo che qui sono inserite. Alessandro, qui salutiamo Andrea, Milano, prima con Vai, la, allora. Il lotto completo, bravo. È magnifico. E Alessandro ne approfitto sì, perché sì. ne approfitto. Sì. Ricordiamo che non abbiamo i capopieni, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Bene. Alto, abbiamo bene. allestito questo gruppo completo. Qualcuno le ha visti, lotti, uno, due. Ma certo. abbiamo tutto il prezzo eccezionale, ma bisogna prenotare. Esattamente, bisogna prenotare. Esa anche perché Lorenzo, cari telespettatori, a 6,9 questa deroga a 6.900 euro, eh, questa deroga a 6.900 euro, mi sta giustamente dicendo il mio Lorenzo, eh, il mio direttore, che siamo davanti a una realtà che è legata a questo momento e a certe quantità. Quindi non troviamo... Ehm, album album scaffali pieni eh, di queste di queste realtà in presentazione ma un'opportunità che rimane strettamente anche ferma nel tempo perché attenzione signori a 6.900 euro è come se aveste le due tre serie base o due serie base in regalo eh, fonda, che non è poco che sono valori è come se 100 di questi valori eh, fossero praticamente in offerta e eh, poi dipende c'è valore e valore ma in offerta e questo non esiste non sul Regno d'Italia signori dove trovarne la qualità io guarda mi sto limitando a sfogliare ma vediamo come il percorso storico poi viene interpretato attraverso i diversi anni, le imprese aviatorie, dalle imprese all'impero, quindi di impero sarebbero da coniugare francobolli e monete. Eh? Franco e Monete e queste pagine storiche che vanno a dare informazione ulteriore, mi fa molto piacere anche i messaggi che stanno giungendo eh, di informazione, dicendo ma io ho scelto magari, eh, esatto, ho scelto magari una serie, eh, oppure la volevo vedere, posso avere, certo, posso pagare nel tempo, dello sconto, bravo, eh, eh, bravo, di comprare una roba, allora, Esattamente quello che, quello, che è fondamentale ricordare è che quel 6,9, cioè quello sconto di 490 euro, non va a togliervi la possibilità di pagare del tempo. Eh, mettetevi d'accordo, parlate con noi delle vostre esigenze, delle vostre comodità, troveremo certamente il punto d'accordo. Quante volte, signori? Avete chiesto, e questa è stata una maturazione data anche dai vostri suggerimenti, avete chiesto: ma sì, io inizio eh, la collezione del regno, ma dove vado a parare? Quanto dovrò spendere? Dove, eh, dove potrò arrivare? Sai, inizio la collezione e poi è senza fine. Eh, poi, ecco, qui avete veramente un corpus fondamentale di 13 serie: eh, 13 serie erano quelle che la prima, la seconda, tecnicamente lo dico per chi magari già affrontato questo eh, il Regno d'Italia, ma arriviamo a darvi questa completezza eh, di proposta su una, su una quantità di 452 valori per chi dice ma guarda in effetti volevo scegliere qualche francobollo importante, ne scelgo 452, spendo magari la stessa cifra, sì, sto facendo ovviamente un riferimento a francobolli che hanno singoli che hanno eh, una forte attrazione dal punto di vista storico e forti quotazioni, ma qui nell'insieme trovate anche queste grandi realtà, nell'insieme trovate anche quest'importante scelta che ci porta attraverso gli anni, siamo arrivati negli anni 30, siamo arrivati negli Aerospressi, siamo arrivati... bellissimo! Eh, questi li sfoglierete eh, ogni momento che si parlerà di storia, ogni momento che avrete piacere di dedicarvi un po' di tempo alle vostre passioni o a quelle che potrebbero diventarlo e ancora magari non lo sono del tutto. Allora mi rivolgo certamente... Bene, anche i, i nuovi telespettatori che potranno dire, beh, parliamone un attimo perché, sai, mi piace l'idea, mi piace l'idea di risparmiare tempo, non riesco a scegliere una serie dopo l'altra, seguirla nel tempo, no, voglio qualcosa di più immediato, eh? voglio qualcosa di più importante, eh, voglio qualcosa di più veloce nell'acquisizione senza togliermi però il piacere di poter sfogliare queste pagine, di poter collocare questi francobolli. Voglio anche specificare i francobolli sono contenuti all'interno di queste taschine, vedete io sto toccando una taschina senza eh, dare nessun problema al francobollo, eh, la taschina è aperta due lati su quattro, eh, posso inserire il mio francobollo con pinzette filateliche, ho una traccia al di sotto del francobollo che andrà collocato, quindi avrò anche il modo di... Curare eh, dal punto di vista filatelico proprio la, eh, la, la collocazione di tutto questo. Esattamente. Allora, signori, questo progetto, come lo chiamiamo noi, eh, è anche un, un progetto che chiama, attenzione, signori, le persone che hanno scelto anche in un recente passato o più in là nel tempo il Regno d'Italia. Abbiamo fiordi collezionisti che hanno magari scelto la prima e la seconda serie, ora non c'è ovviamente l'obbligo di entrare su tutte le serie se già avete scelto da noi le prime, parlate con noi, abbiamo assolutamente modo di formare quel manco lista anche a livello di serie per giungere a tutto questo fatelo però il prima possibile e sono anche certo che ci sarà un'attenzione particolare eh, verso chi dirà guarda è il momento di entrare proprio in questa, in questo, in questa visione, in questa proposta ora signori è normale stiamo, state scaldando un attimo i motori eh, nel dire prendo atto vediamo qual è la cifra come posso, voglio vedere come sono composti, quali sono questi 450 due valori, vedrete che arriveremo fino a, ad esempio ai pubblicitari, fino alla luogotenenza, andremo a coprire tutto il Novecento, siamo dal 39 al 43, anche la seconda guerra mondiale. Allora ci sono persone che hanno scelto gli album, eh, quelle, i testimoni della storia dedicati alla seconda guerra mondiale e hanno fatto benissimo. Eh, teneteli, conservateli con cura, ci sono dei saggi veramente interessanti in ciò che avete scelto. Ma adesso il passo ulteriore eh, può essere veramente quello di collocare la vostra scelta in questo specifico ambito: cioè entrare in tutto ciò che concerne il mondo del, eh, filatelico legato a questi anni. Legato alla Regione d'Italia, legato alla prima e alla seconda guerra mondiale. Mamma mia, eh, chiedo anche scusa perché vedete, sto sfogliando le pagine, avrebbero bisogno di maggiore cura nella descrizione. Lo faremo su richiesta, ci soffermiamo. La cosa che più mi preme però è segnalare l'importanza di questa giornata, di questo avvenimento. Mai e poi mai lo diciamo, questa è una settimana veramente particolare, eh, lo dobbiamo dire iniziata a venerdì scorso, si porterà avanti ancora nella diretta del giovedì e in questa nostra giornata, in queste serate, ma ci sono delle eccezionali opportunità che Bolaffi non ha mai fatto prima. Non volevamo certamente penalizzare il nostro pubblico filatelico rispetto ai vantaggi numismatici e su questa scelta così importante, perfetto, sì, su questa scelta così importante eh, vediamo ancora, eh, sì certamente. Allora, se prenotate, allora potete assolutamente indicare adesso... La eh, scelta di ciò che più vi aggrada, cioè dicendo questa serie vorrei vederla nei nostri negozi. Vorrei vederla mi viene comodo, frequento abitualmente i negozi Bolaffi, i fidatesi ce lo fanno particolarmente. Eh, però attenzione bloccateli adesso perché questo prezzo televisivo va bloccato adesso. E poi dite: guarda, mi chiamo. Alessandro, mi chiamo Alberto, mi chiamo Cristina, vado a vedere, mi tenete da parte la serie per vederla. Allora, dobbiamo mandarla al negozio, non ci sono nei negozi. La bravissimo, no, la trocca, bravissimo, no. giusto? portiamo a casa. Con Giustissimo, allora le scelte sono diverse, queste non le spediamo signori e queste vanno scortate da parte nostra eh, o fino al negozio di Torino e questo è più immediato, Milano immediato comunque, Verona immediato e Roma, ma bloccatele adesso perché l'offerta televisiva è quella che vi porta ai 6.900 euro. Le collezioni le abbiamo qui, le destiniamo, cioè le inviamo nel momento della conferma, se vi è pratico e comodo, al nostro negozio di Torino, di Milano, di Verona, di Roma, oppure dite, ma senti, mi piacerebbe riprendere questo, questo argomento. Potete portarmeli a casa, mi è più comodo? Va benissimo, faremo proprio questo, li porteremo attraverso i nostri consulenti eh, in, in tutta Italia dove voi ci indicate. Io intanto sto aprendo la, il terzo album e lì andrete a, eh, a casa vostra, li potrete valutare e apprezzare con cura, per poi decidere. Ecco siamo arrivati alla luogotenenza, momento ancora legato alla presenza del Re di Maggio, eh? Eh, si tratta ovviamente di Umberto II, ma si tratta di un momento che ormai... Eh, prende la China è eh, verso quello che poi diventerà il referendum, il plebiscito della Repubblica. Ma intanto vedete la serie imperiale senza fasci. Eh, I simboli del, del fascio, i simboli del fascismo vengono chiaramente abbattuti o archiviati, si dovrà comunque emettere dei francobolli, verranno utilizzati o addirittura oscurati delle parti che ormai simbolicamente non avranno più ragione d'essere eh? e quindi l'Espresso e la cura di queste pagine e poi attenzione un passaggio ulteriore che è quello ad esempio rivolto verso Campioni d'Italia, eh? ne abbiamo parlato anche in tal senso di questa exclave in territorio svizzero che è collezionata addirittura eh, dal, dagli svizzeri perché è espressa in franchi svizzeri. E poi la posta pneumatica, le avventure veramente della filatelia, i leoni tipo leoni così chiamati eh, per l'effigio di un grande pittore che rappresentò comunque il re Vittorio Emanuele III che ancora se non più sul trono comunque eh, aveva ragione di poter essere rappresentato, la posta militare, altro momento storico, eh, benissimo, oggi c'è il centralino che sta avendo un grande affare nel cercare di, anzi nel darvi, non cercare, tutte le informazioni richieste su quello che è il momento dedicato al Regno d'Italia, alla grande collezione filatelica, non ci stava la scritta grande, ma abbiamo scritto collezione filatelica del Regno d'Italia. I pubblicitari dove diamo una buona base, vi saranno elementi poi da poter completare, i pacchi postali, quindi non siamo più nella posta ordinaria e si andrà a leggere eh, le singole parti proprio. Del, dei pacchi postali, quindi informazioni e la qualità dei sovrastampati come pacchi postali dove è presente eh, la matrice e la figlia, quindi trovare entrambi gli elementi perché il collezionismo questo chiede e questo richiede. Sì. Se vi dico quanti ne abbiamo disponibili, preferisco di no, preferisco avvisarvi quando veramente ne mancano pochissimi. Ma eh, attenzione signori, che eh, i cavò non sono pieni, le nostre, i nostri scaffali non sono pieni, tutt'altro. Ma attenzione, che 6.900 euro è una proposta che dura per un tempo limitato. Veramente uno sforzo incredibile. Vediamoli anche un attimo con cura perché questi hanno una bellezza, una bellezza data ovviamente da un tecnicismo importante. Così chiamati siamo i fascetti, quindi eh, per i pacchi postali, ritorniamo a percorrere la storia del Regno d'Italia. Mi fa piacere, ad esempio, che il nostro pubblico sa considerare di giusta importanza anche la posta ordinaria che non stiamo vedendo, signori. Guardate e proiettate dentro di voi quello che può essere il senso di una simile scelta. Fermatevi un attimo e dite: beh, perché non prendere una decisione, intanto certo non obbligatoria perché la vostra conferma non obbliga a nulla, ma nell'andare a considerare un passo importante che viene fatto in diversi momenti, cioè prima la conferma, poi parlarne con noi, certamente vederli, e dire guarda, voglio fare un passo di arricchimento nella conoscenza storica, nella testimonianza storica e anche nella diversificazione. Quello che dobbiamo segnalare, signori, in questa grande quantità, in questa importanza storica, è proprio quel valore aggiunto che la filatelia ha. Non ci permetteremo mai di parlare di 8.000, di 7.000, di 6.000 e 9.000 eh, se non ci fosse una struttura, un senso, una conoscenza di quello che è il mondo filatelico anche a livello di mercato e soprattutto a livello di qualità espresse. Eccoli qua i tre album, eccoli pronti a soddisfare l'insieme del nostro pubblico. Ecco la nostra insistenza nasce proprio da questo prendere atto e considerare l'insieme di questa totale proposta. Mai fatta, ormai Lorenzo. Sono 12 anni, no? Ah, beh. Eh, sì, di, 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 di trasmissioni. Beh, tu ne sei un decano, mai visto? ma mai la possibilità di farla. Ma l'avete eh. lavorato un mesi. Ci sono dei lotti che non avete mai visto, infatti mi aspetto la chiamata che dice sì ma io volevo, ho intravisto quei valori, ho intravisto... Ecco perché mettere insieme è da un anno che ci stiamo pensando non, siamo, non eravamo ancora riusciti a mettere insieme una quantità giusta, corretta possibile per accontentare i collezionisti che sono giunti alla quarta generazione, cioè quando diciamo Bolaffi anche a chi poco se ne intende o poco conosce cosa dirà? Dirà Franco Bolli, no? Ah io sì Bolaffi, ah certo ci sono anche la moneta, ah, ma dirà Franco Bolli la prima cosa, dal 1890 a Franco Bolli, quindi la conoscenza di questa grande realtà, è eh, veramente eh, qualcosa che, che deve anche segnalare l'importanza del Regno d'Italia nella filatelia. Questo deve, deve ricordare. Ed è, il, è veramente il nostro fiore all'occhiello ed è il vostro fiore all'occhiello. Perché, in, in un mondo vasto di, di, di tipi di collezionismo filatelico, il francobollo del Regno d'Italia è la parte del leone, è il corpo centrale, è il tronco da cui si dipartono gli importanti rami, come le colonie, ad esempio, italiane, ma diventa la struttura base ed è proprio qui che andiamo a scontare. Allora vi assicuro, signori, che se avessimo. Proposto le diverse serie e avessimo proposto quelle anche rare che sono contenute all'interno, sarebbe stato più utile dal punto di vista di utilità dell'azienda e di guadagno dell'azienda. Andare a scontare il Regno Italia, andare ad, ad offrirvi queste, questa somma, appena possiamo, ovviamente, rimetteremo la quantità che è una quantità elevatissima, qui non stiamo parlando di 100 o di 200 francobolli che è già una grande quantità, ma di 452 valori, cioè 452 francobolli qui contenuti eh, all'interno di tutto ciò che stiamo vedendo. Allora, avanti ancora, vai, vediamoli. Mamma mia, Cristina dammi un po' di feedback, sono informazioni, richieste, serie. E allora vedrai, io insisterò signori, voglio Ricordiamo che non è l'inizio di una nuova offerta. Bravi, ma sì. È una cosa straordinaria che capita in questo pomeriggio, andare avanti la sera, se ne avanzerà e che quindi ne approfittino, perché non è che da oggi in avanti... Bravissimo, no. hai ragione, vedi, vedi direttore, è importantissimo. Eh, perché, non allora, eh, che esatto, è esatto. Non è che abbiamo rivisto i prezzi signori, anzi se ci rimetteremo a vedere i prezzi, attenzione perché il 2017 ancora deve avere poi eh, quello, quello step che accade nella realtà filatelica. Quindi non è, diceva bene, da oggi il eh, Regno d'Italia, filatelia del Regno d'Italia, tutte le 13 serie, 452 valori, ok, sono scesi a 6.9. Abbiamo deciso, no, è un evento, offerta speciale TV, non possiamo riempire il teleschermo di, di scritte oggi, forse domani, cioè dipende da questo numero contenutissimo di proposta che ci porta a tale possibilità di questa proposta che ci porta a questa realtà allora c'è un entusiasmo da parte nostra in quello che stiamo facendo eh, che abbiamo creato eh, che abbiamo visto bravo Lorenzo armati eh, è difficile star fuori senza entrare col microfono armati perché è una proposta che ha studiato l'intera Bolafi ne abbiamo studiato come, serie, come sezione diciamo come realtà televisiva che ci permette di arrivare in questa grandezza, in questo invito. Allora, perché da subito alle ore 17, 17.38 adesso al nostro pubblico? Allora, signori, il pubblico del pomeriggio, canale eh, 132 e Sky825, è quello che ci segue molte volte fino alle 24. Nella fascia oraria successiva si aggiungono altri canali il 127 esempio, aumenta il numero di telespettatori più canali collegati. Ma io ho voluto e abbiamo subito voluto esordire con il nostro, lo chiamiamo anche zoccolo duro del collezionismo che è presente dalle 17, per andare senza tanti preamboli, senza tanti giri di parole, senza tanti piccoli passi a un passo importante a un passo che non deve preoccupare nessuno, ma va fatto con gioia, dicendo ma come? Io già mi trovo su questi 452 valori, avrei potuto sbarrare dicendo ne avete 452 ma ne state pagando 350. È importante questo, i 500 euro 490 di sconto che vi indichiamo nero su bianco nella Filatelia. Sulle qualità filateliche sono tantissimo, tantissimo. Ecco perché mi preme anche al nuovo pubblico che dice guarda vi vedo sempre, non ho ancora fatto il passo, non ho ancora fatto il passo. Benissimo, il passo fatelo adesso, eh sì, ma un passo un pochino più, è un passo che vi porta subito sulle vette del collezionismo. Con questo passo, di colpo potete dirvi: io sono un collezionista filatelico, che non è un termine banale, che non è un qualcosa di. lo sono. Ho scelto però il tempo zero. Il tempo, il risparmio del tempo così lo posso dedicare a sfogliare queste pagine, a conoscere questi francobolli, anziché andare sempre a centellinare, ma sì arrivo, non vi stiamo togliendo il piacere del collezionismo. Il collezionismo sarà studiare uno per uno, sarà vederli, sarà collocarli, sarà andare a scoprire diverse realtà storiche. Quindi, in un momento dove siamo sempre più di fretta, e poi dico beate chi può prendersi tempo di guardare e scegliere questo è il primo passo, veloce, lento nel pagamento se ne avete piacere: lento nel pagamento perché potete dilazionare, ma avendo da subito l'intero È veramente l'intero percorso: eh, attraverso gli anni, attraverso i tempi proprio del Regno eh, d'Italia. E stato in speciale anche 690 per 10 mesi per chi la conferma oggi, senza un centesimo di interesse. Allora, ecco, questo veramente io non potevo dirlo. Allora. Senza interessi, 690 euro al mese per chi la conferma oggi. Ecco questo eh, veramente è un qualcosa che arriva dall'alto e ne prendiamo atto. 10 mesi, nessun interesse, non un euro in più di interesse partendo nella scelta da oggi in visione con lo sconto mantenuto. Non vi stiamo dicendo 739 euro al mese per 10 mesi, cioè 7390, vi stiamo dicendo 690 euro in una scelta che adesso diventa pressante come presentazione, me ne rendo conto, ma ci sono due fattori che voi conoscete relativamente, anche se ve l'ho detto cento volte. Uno, il fattore tempo. Abbiamo poco tempo per eh, poter presentare a questo prezzo, due, di conseguenza il fattore prezzo, 6,9, eh, 3, ne aggiungo uno, le quantità. In questo momento immagino persone che staranno già attivando, dicendo sì, il mio referente di fiducia è in Bolafi, benissimo, Formate e fermate qui la collezione, il vostro referente di fiducia, eh, Marco, eh, Alessandro, il vostro referente di fiducia vi porterà in visione, bloccherà questa possibilità. O i vostri negozi, Bolaffi, Torino, Milano, Roma, Verona, eh, quelli che conosciamo abitualmente. Guarda, sto continuando. A parlarvi di questo, possiamo rivedere un attimo anche le immagini? Le abbiamo, non so se Enrico le ha disponibili. Allora, sono eh, per chi si è collegato adesso, ricordiamolo subito, perché veramente ogni, ogni ora ci sono nuovi collegamenti esatto, con il nostro pubblico. Da il bene, Paolo, da Venezia, bene, Venezia, molto bene. Allora, Luigi invece che aveva già dei, delle parti, sì. Beh, allora perfetto, attenzione signori, chi ha scelto e siete in tanti che avete scelto in passato la prima, la seconda parte, quelle che abbiamo definito come tali, agganciate questa scelta, ovviamente estrapoleremo quelle che, vi, che avete già presenti, troveremo assolutamente l'accordo vista anche l'offerta speciale oggi di riferimento, eh, vi diamo i tre album. I tre album e tutte le pagine del regno e tutte le pagine del regno nel momento in cui si ha questa proposta o quelle che saranno mancanti nel momento in cui andrete eh, a scegliere una specifica o più serie, le vogliamo, le stiamo rivedendo eh, e proprio le stiamo rivedendo con le descrizioni che accompagnano questa grande realtà. E non siate timidi signori, non ci sono dei momenti di attesa in cui si può attendere, in cui dici non trovo nulla, e dei momenti in cui si dice finalmente mi è più chiaro, questo, questo lo voglio segnalare, lo voglio sottolineare, finalmente mi è più chiaro cosa significa avere il regno d'Italia, avere il regno d'Italia. Salutiamo anche chi magari ha già scelto eh, recentemente nel tempo eh, arrivando a completare questa collezione. Eh, salutiamo indubbiamente ehm, in chi.. Eh, Lorenzo guarda se può servire. Abbiamo... Meno male che sei arrivato perché è difficile stare dietro. Alle, beh, I telefoni giustamente li diamo un pochino bassi perché se no sarebbe disturbareci. Ma cosa succede? Ma come mai? In effetti sto pensando di poter aggiungere, valutare, scegliere la filatelia, i francobolli sono diventati grandi, sono diventati eh, adulti, sono diventati il nostro pubblico dopo anni. Vi ringraziamo per l'attenzione. Ha finalmente giustamente occasione di poter avere accesso anche alle serie più rare. Alessandro, sì. non so se il microfono è aperto, mi sentono sì. tutti. Bene. Non mi presento perché sono senza cravate. Quindi no. Beh, è allora, tu sai no. che io sono un amante dei numeri, sì. no? Perché sì. altrimenti 6, 9, 7, 3 non si capisce. Che il nostro pubblico sappia che il valore di catalogo di questi 452 francobolli, perché chi vuole ne compra uno alla volta, il valore di catalogo è ben superiore, i primi lotti, la prima parte che si compone, che chi ha già scelto ad esempio dei primi francobolli, ha un valore di 300 euro. E noi ne contiamo 89 di questi 300 euro. La seconda, la parte quella della, degli anni dell'orgoglio che è presente, 1549 di catalogo 775. Andando a sommare tutte queste parti otteniamo già un prezzo di grande vantaggio di quei 7390 che certo. i nostri amici possono andare completamente a prendere. In più oggi a 6,9 la blocchi tutta, non la compri un pezzo alla volta, la blocchi tutta e te la paghi in 10 mesi se vuoi a 6,90. Correttissimo, eh. quei 7,390 lo sconto lo stiamo facendo su una, una proposta che già aveva avuto una grande attenzione per il nostro pubblico, perché sommandone uno per uno arriviamo a cifre decisamente superiori e questo lo possiamo dimostrare, e attenzione perché non è facile entrare, scrivere sconto 90. Eh, ecco, sappiate che Bolaffi è una realtà molto differente da tante altre. Quindi non siamo qui a farvi una eh, a dire costerebbero 9.000 euro, ve lo diamo 7390 e poi ancora in questa virtù. Però possiamo dimostrare serie per serie, valore per valore questa differenza. Io punto molto su questo, signori, lo so che dice, cioè, ma sai, eh, se non mi piace la filatelia eh, non va bene nemmeno a 1000 euro, lo so bene. Ma qui si tratta di avere una percezione, una, non una conoscenza, una percezione, un senso di possibilità che potremo con tutto il tempo necessario mostrare e insieme andare a vedere. Il perché certi valori hanno certi prezzi, il perché certe serie sono così rare, sono pressoché introvabili. Vi abbiamo parlato con frequenza della prima e seconda serie, è vero. Mi rivolgo a chi già ci segue da tempo. Ma quando mai siamo andati a parlare della tredicesima, della decima, eh, del, della settima serie? Qua tutte divisi in capitoli cronologicamente validi. Ma io ho già i fogli d'album, però solo la prima e la seconda serie. Benissimo, te ne diamo ancora, ti diamo altri album, vadano a integrare. Ricordino, però, queste giornate, signori, il martedì Filatelico ricordino è eh, quello che sarà la serata anche in corso e poi vedremo se ce ne saranno ancora allora questa pressione un po da, 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 da televenditore non è un termine non è un, non è un brutto termine è una, è una realtà però è un po Diverso rispetto al nostro consueto stile, ma in questo caso mi preme che non arrivi poi la chiamata perché poi arrivano. Chi dice: Mamma mia, eh, non ho avuto tempo di vederli. Adesso li vorrei, eh, però io non li compro a 7390 quando li ho visti a 6,9. Mi bloccherò, mi fermerò. Non avrò mai il regno perché a tutti comincerà a dar fastidio di dire: Ma io l'ho ho vista a 6 e 9, lo so che era un'opportunità, eh, però perché devo spendere? E noi vi diremo: Non possiamo. È chiusa, eh, si ferma, si blocca, eh, la saracinesca si chiude. Non abbiamo più deroghe, più possibilità in questo. Allora, la mia fretta, la mia, non fretta, non ho fretta, ho tutta la trasmissione. Siate voi signore ad avere fretta, siate voi ad avere fretta perché le, quello che ci è concesso come serie sono pochissime, non mi piace essere lì a dire guarda sono 10, sono 11, diventano 8, divent lo facciamo certe volte, è vero, ma in questo caso non vogliamo sia quella la molla che vi fa scattare il piacere di questa scelta e l'invito è veramente verso tutti e il pubblico numismatico il pubblico filatelico ehm, ci siamo qua veramente in tutto il nostro cielo Renzo ci, siamo, ci sarà Massimiliano questa sera perché questo è veramente una grande, un grande evento questo non è mai stato fatto in tanti anni di trasmissioni televisive né tantomeno in altre realtà lo stiamo facendo adesso senza averlo segnalato prima senza aver detto guardate quel giorno ci sarà no non l'abbiamo mai fatto non l'abbiamo mai detto premiamo chi è all'ascolto premiamo poi mi stavo quasi addirittura eh, non dimenticandolo accennato a mezza voce catalogo Bolaffi ci mancherebbe il regalo dove potrete considerare tutte le presenze e anche i prezzi dei singoli francobolli Va eh, come corredo eh, dei tre album dedicati al grande regno d'Italia. Vorrei da parte vostra, come state facendo, ma vorrei sensibilizzare ulteriormente il fatto di dire: chiamateci. Chiamateci. Nessuno farà, userà sistemi coercitivi, non lo sappiamo fare, è la nostra intenzione farlo chiamateci, date le vostre opinioni, dite ma potrebbe interessarmi. Eh, vi sto seguendo, magari lo sceglierò. Bloccarlo adesso significa magari lo sceglierò, perché non vi è obbligo in tal senso. E poi andiamo a vedere anche l'aspetto storico, perché è quello che diventa che è molto alto, eh, adesso sto prendendo proprio il terzo, il terzo album, a, ritorniamo proprio a vedere il primo, i diversi momenti che col regno moderno, così chiamato, partono esattamente dal Novecento, quindi l'interpretazione del Regno d'Italia viaggia proprio su questi momenti storici, eh, viaggia proprio nella verso la prima metà del Novecento il 1945 per intenderci l'ambisce il 1946 siamo nell'ordine importante di queste visioni nell'ordine importante di questa scelta dai ancora un altro album lo vediamo andiamo a sfogliarli stanno chiedendo c'è Cristina che continua a dirmi Alessandro li vogliono vedere ma io non voglio togliervi il piacere di certe visioni non voglio togliervi i piaceri, li faccio vedere altro che, ma ci sto tutto il giorno. Se poi me li tolgono o me li togliete voi alle ore 21, anzi alle 20, perché poi alle 21 comincia l'altra trasmissione, chi arriverà dopo dirà ma cosa c'è? Attenzione signori alle quantità, attenzione il primo decennio del Novecento, riviviamola questa storia. Scopriamola ancora questa storia, eh? attraverso de, non soltanto le parole scritte che sono importanti, ma i testimoni della storia. Quali sono i testimoni della storia, signori? Sono i francobolli. Io, io, io impazzisco, non vi ho mai fatto vedere questa pagina. Fai vedere, non la mia pazzia, ma i liberty. Fai vedere, non la mia pazzia. Non vi ho mai fatto vedere questa pagina perché non avevamo certe serie. Sono Se Gianluca, 6,90 e mesi la conferma. Ma bravo, e allora? Ma ci credo, ma senza interessi, signori, non stiamo a farvi conti in tasca. Potete, non ci permetteremo mai, ma è sempre comodo, c'è sempre tempo per dire pago. Allora, intanto cominciamo. Già, abbiamo una lavagna dove stiamo facendo le tacche sulle conferme, perché non possiamo darne uno in più di quanto la nostra direzione ci ha indicato. Ferreo, signori. Molto bene, sì, sì assolutamente, ma non mi sposto di qua, non mi sposto, chiunque anche casualmente facendo zapping si imbatte su questa realtà, cosa vado a offrirvi? Abbiamo tante cose, le vedremo, ma la realtà è questa, la realtà, la possibilità, l'estrema possibilità. Signori abbiamo mai parlato di sconti? È una parola anche bella, avete mai sentito la parola sconto infilate lì o in Bolaffi, eh? abbiamo potuto dire per certi simpatici oggetti che avete scelto a Natale a Capodanno, eh? ma non abbiamo mai affrontato un corpus così importante a livello di collezionismo. Dentro di me ci sono due parti. Una vorrebbe veramente quasi religiosamente sfogliare sottovoce queste pagine, che forse è il linguaggio migliore dal punto di vista filatelico, sottovoce, no? andando a darvi descrizioni, dati, eccetera. Un'altra che pensa anche ai telespettatori, che non dico casualmente, forse anche quelli, ma che ci seguono e ancora hanno avuto delle incertezze. Siamo riusciti finalmente, quante volte vi parliamo dei francobolli Michetti e Leoni? No? Eh, sono serie che hanno contraddistinto veramente il Regno d'Italia. E infatti, qui abbiamo addirittura un capitolo dedicato, una, un lemmo dedicato ai valori d'artista Amichetti e Leoni. Eh, abbiamo proprio una dedica rivolta in tal senso. Guarda, guarda che, che, che incredibile eh, possibilità legata alle qualità: sì, sì, scusami, alle qualità che stiamo insieme leggendo. I dentelli a posto cioè qualità Bolaffi, significa in filatelia aver superato tutte le, 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 le soglie di, di filtri eh, che dicono: no, questo non va bene, questo è stato restaurato, questo è stato rigommato, questo, ecco. Eh, aspetti che soltanto gli esperti riescono a vedere, e quindi andiamo proprio in tal senso, andiamo proprio in questa garanzia e signori. Attenzione, adesso vi dico una realtà che forse qualcuno ha dimenticato. Fare dedicare, scegliere, andare e pensare anche alla generazione che verrà, dicendo "Guarda, io intanto andrò anche a diversificare e scegliere dal punto di vista filatelico qualcosa che lascerò ai miei cari". Allora, vi posso dire una cosa, se voi lasciate a vostro figlio, a vostro nipote, eh un inizio di collezione, sì, magari lo invoglierete, ma qualcosa mancherà. Se gli lasciate questa quantità, diventerà assolutamente qualcosa di diverso, diventerà un fatto compiuto, diventerà uh, un, un invito magari ad andare a percepire mh, in modo ancora più esauriente l'importanza non solo della storia ma dei testimoni della storia che sono i francobolli della storia del regno d'italia eh, grazie ben trovati anche chi si è collegato adesso non importa quello che state osservando eh, quante volte è capitato che c'era non dico silenzio c'era attesa perché oggi non c'è silenzio c'era attesa c'era alcune conferme poi nel momento in cui si chiude la trasmissione ecco che tutti si corrono preoccupandosi di quello che perderanno non aspettate quel momento non aspettate quel momento siate adesso in grado di dire ecco voglio una collezione adulta Voglio una collezione che faccia quel passo importante tra l'altro, con benefici che più volte vi stiamo indicando. Verso i grandi livelli, quel passo in più, signori. Non rimaniamo sempre nel mezzo, nel guado. Sì, però questo sai va bene, lo prendo, lo tengo, eh, lo mettiamo qui da parte, poi vedrò. Mettiamoci. Con tutte le risorse a disposizione del nostro piacere, piacere colto, piacere storico, che sono i francobolli che è la filatelia, noi lo stiamo facendo. Noi stiamo facendo qualcosa che veramente non ci dovrete mai, eh, eh, non dico rinfacciare, ma dire se perderete questa occasione. Non vorremmo mai sentire, ah io l'avevo visto a 6,9, adesso che magari costa 10.000 euro. Eh, adesso che costa magari 10.000 euro. Quindi eh, ci sono delle realtà che vanno percepite al momento attuale. Sapete perché? Oppure ce lo potrete dire e noi vi risponderemo garbatamente: dovevate sceglierlo in quel momento, quando venne autorizzata quest'investimento sul pubblico. Noi in questo momento stiamo facendo un investimento su di voi, letteralmente su di voi, rinunciando a una parte importante. A un margine importante, eh, perché non si pensi che, ah beh, chissà quanto si guadagnerà, parliamo di noi, che prendiamo e passiamo di mano. Il vero guadagno sia nel tempo, chi tiene nel tempo. Questo è il vero guadagno. E guardate, io potrei andare avanti un giorno e non per fare dei primati, ma quando sono convinto dei benefici che stiamo dando in questo momento quando so perfettamente la quantità di pubblico che ci segue, non sto dicendo uno in più né meno, non parlo esattamente di numeri, parlo di quantità di chiamate, di informazioni, di messaggi, di sms, di whatsapp che avvengono e che ci sono ogni martedì, ogni martedì nell'appuntamento filatelico e poi discorsi che continuano durante la settimana. E dobbiamo anche dire che questa idea di conoscere le, le grandi collezioni ce l'avete segnalata voi! Su tv.chiocciolabolafi.it, con le vostre mail, con le vostre telefonate, con i messaggi, col parlare insieme a noi. Parlare insieme a noi. Quindi avremmo dovuto mettere sul nostro, eh, sulla nostra proposta, alla nostra attenzione, avremmo dovuto mettere, specificare proprio questa peculiarità. Direi, I valori sono più alti ancora, poi scontiamo, poi scendiamo, poi arriviamo a 6,9. Solo per oggi, a esaurimento scorte. Ma qui non ci sono le scorte, sono in realtà un numero di album che abbiamo preparato nello spazio di quasi un anno. Su questa, qua. poi se li volete annullati, timbrati eh, eh, un pochino così così, ma, ma, ma possiamo trovare cifre ben diverse. Ma attenzione, quella non è la qualità Bolaffi, quello non è il valore che rimane nel tempo, quello è un'altra cosa. Quella non è la perfezione, la ricerca di perfezione che fa addirittura arrivare a costruire un album come questo. Fa addirittura arrivare a immaginare che chi vorrà sfogliare ogni giorno, scoprire ogni giorno la bellezza della storia, il valore della storia, deve avere cose solide, robuste. Sono dettagli, ma dettagli che servono a chiarire anche il rispetto di ciò che è il contenitore, il rispetto verso il contenuto, letteralmente verso il contenuto. Allora, andiamo, grazie intanto, lo so, eh, c'è una, una soglia, c'è un numero di persone che, stanno, che sono lì, lo stanno dicendo. Eh. Ovviamente non sentite verbalmente questo, compaiono delle lavagnette ai miei lati, nuova, nuova, no, no, è un modo utile e comodo per farlo, usa in televisione la lavagna, usa in televisione, compaiono e informazioni, c'è il signor X che sta pensando, il signor Y non ha fatto i complimenti, eh, vorremmo valutare questa opportunità, ne sto parlando con mia moglie, ci sono delle, delle realtà che hanno bisogno di tempo. Il tempo lo avrete quando di fronte a voi ci saranno aperti. Eh, ci saranno aperte queste pagine, il tempo le avrete quando di fronte a voi ci saranno, eh, ci sarà da contemplare la storia che stiamo vedendo. Il tempo lo avrete, ma fate le vostre scelte, signori. Con gli oggetti, gli album, i francobolli davanti. Adesso le potete fare un primo passo. Un attento collezionista che ci ha scritto li ho già acquisiti nel tempo, li ho formati nel tempo. Avessi saputo, eh, non scelti da noi, eh, nel tempo, andando a cercarli, eh, ricevendoli in eredità, anche perché conosco e saluto personalmente il signor Mirko. Eh, Cosa ha fatto? Cioè, avessi saputo, avrei atteso, li avrei presi oggi, li avrei presi oggi. Nulla vieta, signor Mirko, di fare una doppia scelta. <ride> Guardate che avere due collezioni del regno. Attenzione! Non, eh, non chiedete le dieci, non le diamo, non stiamo facendo da fornitori ad altri che poi rivenderanno. È a uso privato. Poi nel tempo magari farete voi l'uso che volete, ma attenzione. Eh, non c'è nulla di male nel scegliere ad esempio due collezioni. Una l'avete già formata attraverso eh, un passaggio temporale delle diverse generazioni della vostra famiglia, l'altra può essere scelta di colpo in questo momento con i tempi necessari per vederli e per contemplarli. Io non voglio chiuderli, non voglio chiuderli perché capita anche a me, non solo a Lorenzo, quante volte abbiamo sentito dire non avevi insistito abbastanza. E guardate che avremmo eh, decisamente maggiori vantaggi nel proporvi in questo momento altro, vantaggi corretti, giusti, equi, eh? che non questa forma di investimento, ma mi dà così tanto piacere, così tanta soddisfazione riuscire per la prima volta a portare alla vostra attenzione questa realtà. Però vogliamo anche sentire eh, le vostre opinioni. I vostri pareri, i vostri messaggi giungano pure in un senso di, 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 anche di, di argomentazioni da poter vedere. C'è ad esempio chi ha chiesto: Ma io vorrei sapere eh, per quanto concerne l'origine, l'inizio. Lo vediamo subito l'inizio. L'inizio per il Regno d'Italia non è esattamente filatelicamente, non è a partire eh, da Vittorio Emanuele II, non è dal 1861. Perché il francobollo ha una genesi diversa. Il francobollo nasce più tardi chiaramente della monetazione che porterà al Regno d'Italia. In realtà già esiste con gli antichi stati, però sono pochi decenni. E quindi il Regno d'Italia, il periodo chiamato moderno, moderno come era il Liberty, moderno come erano gli inizi del del Novecento, moderno come sono queste, eh, questi tempi che affrontano il primo decennio del Novecento e si spalmano in quella che è una delle collezioni più riconoscibili e apprezzate al mondo. Al mondo, attenzione, lo so che sembra una frase esagerata, superlativa, o chissà con quale... Eh? Guardali, guardali, guardali insieme a noi. Ecco, intanto grazie per le vostre comunicazioni. Per parlare con noi, ehm, vuole essere quasi una provocazione la nostra, no? Vuole essere un invito alla scelta. Guarda, guarda soltanto la qualità, ad esempio. Li prendiamo a casa: i 50 anni dell'Unità d'Italia, c'è la taschina del, che protegge Francobollo che un po' vi funge da rifrazione. Ma i, le celebrazioni del cinquantenario, Torino, Roma. Eh, uniti da queste celebrazioni con i diversi simboli che competono a questa serie completa. Oh certo, an ah, signori, anziché dire compro il primo album, compro il secondo, pagate il primo album, eh, ovviamente eh, si potrà quantificare nel primo mese, nel secondo mese, tenete gli altri, valutate gli altri. Valutino tutto assieme. È chiaro che i 9 riguarda tutti i 452 francobolli. <coughs> Signori, non stiamo parlando della rispettatissima Repubblica, stiamo parlando ancora eh, di un momento di un secolo precedente. Due guerre mondiali hanno contribuito a, a distruggerne quantità. Eh, cosa c'è di più effimero della carta? Attenzione, la carta ben custodita e ben protetta è forte come il ferro, è forte come l'acciaio, eh? Ma deve essere custodita e protetta in questo modo. Questi sono gli album che vi permettono di avere perfettamente queste collocazioni. Ah, ma sai io li prendo anche, gli album sono offerti, non li stiamo nemmeno conteggiando nei 7390 euro, eh? Sono feti, io ho una mia collezione, però questa mi piace. Oppure scopritelo per la prima volta. Scopritelo per la prima volta. Andiamo per la prima volta a vederli e dite, eccoli qui, eccoli qui. Finalmente qualcosa di... No, finalmente le trasmissioni bolafi non possiamo dirle perché ogni trasmissione vi portiamo i top lot. Qui la scritta in alto, capolavoro, caro Enrico alla regia, la scritta top lot, io la metterei. La scritta capolavoro, top lot, io la metterei. Perché non si tratta solo di sommare i 452 valori, bravissimo, ti ringrazio. Questo è un capolavoro di collezione, ecco, capolavoro di collezione, letteralmente. Io sono commosso, sono, no, sì sono commosso perché guardate, quello che, deve passare, quello che deve passare è il nostro entusiasmo e cercare veramente l'impossibile per voi. L'impossibile significano 490 euro su una cifra che è già scontata a monte, cioè già accorpata a monte per il nostro pubblico. Allora, io ringrazio veramente tutte le persone che finora sono entrate. In particolare il signor Guido. Che non ha signor Guido, lei non l'ho ancora salutato, la ringrazio, ringrazio anche lei, mi complimento per questa scelta. Guido, grande collezionista di moneta. Allora, e impero la scelta, signor Guido. Eh? Allora, grazie, signor Guido, mi fa immenso piacere. Guardate che c'è una varietà nel collezionismo. 2.0, cioè degli anni 2000, compreso 2017 ovviamente, che è veramente bella. C'è una multiformità... C'è una... Ecco, esatto. Attenzione signori, eh, io a costo di rimanere eh, sul pezzo, come si suol dire, fino alle ore 20, ma guardate che il rischio di chiudere questa proposta è fortissimo, fortissimo. Io so anche quello che ci è costato eh, poter ragionare, e ringrazio la divisione eh, Bolaffi, Massimiliano, Lorenzo, tutti i nostri colleghi, perché veramente riuscire ad ottenere questo prezzo è una cosa veramente da ricordare come data. Da ricordare come data. E scientemente non vi abbiamo mandato l'annuncio, seguiteci martedì che ci sarà. No, eh, siamo a premiare i vostri ascolti. Siamo a premiare i vostri ascolti, quindi eh, l'intenzione che vuole passare è proprio dire il collezionismo è cambiato, io colleziono le monete del regno e la mia collezione prende ancora più forza scegliendo i francobolli del regno e viceversa, ho i brividi Lorenzo. Pensate dobbiamo bloccare un certo numero per la sera, quindi per gli amici del pomeriggio... Che possiamo riservare tutto e riservare arriva Deteniamo per il martedì sera. Quindi, eh. Ho i brividi Lorenzo, tu sai cosa vuol dire? No, lo sai, sai cosa vuol dire, eh? È un momento epocale. Sì, sì, è un momento epocale, grazie. Adesso non posso tirare su se vi farei vedere la pelle d'oca perché se fossi, allora se fossi là io la prima cosa a scegliere, ma ha detto così, è quasi banale, è quasi banale, la bellezza del regno. Il, il fatto che ognuna di queste, eh, di, queste, di queste proposte, di queste serie, di, queste, eh, di questi francobolli, di questi valori porti poi la leggenda che accompagna, no? la leggenda in questo caso diventa la leggenda proprio eh, letteraria, che accompagna, e eh, non la leggenda della moneta, ma che accompagna, l'indicazione che accompagna quello che stiamo offrendo a livello proprio di conoscenza. Signori, qui in, una sola, in un solo momento... Guadagnate 5 anni di vita di collezionismo, 5 anni, forse 10, perché dice: Ma guarda, io voglio bruciare le tappe, non le state bruciando, state usando il, i tempi giusti di questa nostra epoca. Prendiamone atto, prendiamone atto. Ma attenzione, non vogliamo togliervi la passione, mi ripeto: ma non è un disco che si ripete perché è un disco rotto. Perché voglio che entri dentro di voi questa consapevolezza. Voglio che questa notte ve li sognate. Ve li sognate. Ah, ma è comodo, posso fare zapping? No, signori, non scappate. Non scappate da voi stessi. Non scappate da quello che possono essere le vostre passioni. Signori, c'è la cosa più bella di dire io non colleziono monete. Io non colleziono i francobolli. Io colleziono la storia la storia perché alla fine è quello il contenuto quando scopriamo un sovrastampato Michetti e Leoni che è stato sovrastampato per un motivo storico successivo stiamo leggendo la storia ma la stiamo tenendo tra le mani guardate signori che è la filatelia che aveva bisogno una voce televisiva ne aveva bisogno eh? e, e qui ci ringrazia addirittura dice, ma sai eh, vi seguo perché comunque ecco Ce n'era bisogno, allora per far amare la filatelia noi oggi mettiamo sul piatto 500 euro. Non è poca cosa, sono qui a parlare di denari, è vero, mettiamo sul piatto 490 euro e più, molti di più, visto il cifre, la cifra globale data dalla somma dei singoli valori. Quindi oggi guardate dentro di voi, percepite dentro di voi, meno non li troverete mai. A questa cifra avremo, siamo calmi tra le trasmissioni del pomeriggio e della sera per poterveli presentare. Quindi, ma attenzione, attenzione, non è garantito che riusciamo ad arrivare alle ore 20 con le disponibilità. 490 euro, molto di più, ho già spiegato il perché non possono permetterci di arrivare e sacrificare tutto ciò che state vedendo. Lo sacrifichiamo sull'altare, eh, scusate questa parola un po' così esagerata, sull'altare della vostra attenzione, della possibilità di appassionarvi, del fatto di dire guarda un po'. Mi, non me la immaginavo anziché stare a seguire, e poi non ho mai visto. Dai, andiamo a cercarle anche per i nostri appassionati. Andiamo a cercarle, non ho mai visto certe serie. La propaganda fide, mi è capitato di vederla una volta, no? Come serie a sé nel eccola qua! È compresa 400. Poi i dettagli, tutti i dettagli, signori, li porteremo, li sviscereremo quanto volete. La cosa che mi sta a cuore è dire: Senti, io adesso prendo il buon acquisto. Prendo la chance di 6900 euro prendo la chance e mi prendo i 490 euro sul prezzo indicato, eh, già calmirato l'abbiamo detto mille volte, e me lo prendo. Poi ci penso, poi vedo, poi guardo, poi considero, poi scoprirò. Però quando scoprendoli direte grazie Bolaffi, dite grazie a voi stessi per aver avuto quell'intuito, per aver avuto quella sensazione, per aver avuto quel ragionamento, magari un attimo di pancia ma anche di testa il collezionista sarà forse più, più, più facilitato. E a tutti i collezionisti numismatici che non hanno ancora mai fatto il passo verso la filatelia, ma che seguono le nostre trasmissioni, e lo so che sono tanti, vi dico, signori, questo è per voi, non voglio fare paragoni dicendo cosa si compra in numismatica, con... non è quello, aggiungere, arricchirvi. Qui è una scelta di arricchimento e su cosa stiamo giocando? Non stiamo giocando gli sconti su eh, avanzi di magazzino, rimanenze, serie che magari vanno meno, proposte trasversali di altre nazioni. No, no, ce le stiamo giocando su una delle serie più blasonate a livello di collezionismo. Su una delle serie dove i collezionisti filatelici stanno a discutere, dicendo: Ma sai, io prenderò, andrò a scegliere eh, quella serie, andrò a scegliere quell'altra, e ne parlano, e ne parlano, e ben venga. In un colpo solo, signori, veramente vi appuntate una stella sul petto, una medaglia, una grande medaglia sul petto. Perché entrate e qui conoscerete e avrete la passione filatelica. Qui capirete, forse, mi permetto di dirlo, la forza della storia attraverso i francobolli. Mi permetto di dirlo, è eh, in assoluto. Non muovo, non mi muovo, non mi muovo perché me lo state chiedendo voi signori. Sono lì, aspetta, rientra mio marito. Eh? Che bella lavagna, sto aspettando che rientri mio marito per vedere. Poi dice ma io sono da solo, decido da solo, Oppure mia moglie o mio marito scelgono altre cose e io scelgo questo. Tanto so che va bene così, che è giusto così. E il signor Paolo dice ma quanto ho, visto, ho visto la Zeppi, ho visto le future delle serie. Dei voli aerei, le voli ma, aeree, ma voli assolutamente, aeree, hai ragione perché io... Padre, perché so, hai ragione, mi sto dedicando, guardate, sto andando quasi contro natura, in realtà non è così. Mi sto quasi trattenendo dallo sfogliare e dal vedere tutte le serie il mondo del volo, l'avvento del fascismo, la luogotenenza la posta pneumatica, eh, i, i pubblicitari i, i Michetti e Leoni, campione d'Italia eh, eh, l'avvento di Vittorio Emanuele III questo sto, sto veramente mi sto trattenendo allora ha ragione il signor Paolo ha assolutamente ragione c'è addirittura un capitolo dedicato alle trasvolate, eh, dedicate quindi allo Zeppelin, dedicato al, alle guerre mondiali, dedicato signori eh, addirittura a quella, lo dico anche per facilità di incontro adesso sulle pagine, dedicato a quello che è stato le Terre Redente, quindi quel momento storico che le verranno poi Terre Redente, eh, quel momento storico eh, che ci porta eh, alla alla fine della Prima Guerra Mondiale e all'immagine d'Annunzio e a quel passaggio che porterà certo al futurismo e al fascismo, eh, parlo di una corrente artistica e parlo poi eh, ovviamente di un fenomeno storico, le Terre Redente, cioè è incredibile, è incredibile, benvenuti nel grande mondo filatelico. Oggi facciamo compromessi soltanto sul prezzo che vi stiamo offrendo, soltanto sul prezzo che andiamo ad offrirvi. Leggiamone insieme alcune di queste serie. Allora, per chi si è collegato adesso, guardate i definitivi tipo floreale, quelli del 23, cioè quelli che trovate singolarmente sui nostri cartoncini delle singole serie. Compresi in questa realtà, compresi in questa realtà, allora capolavoro è la collezione filatelica, la grande collezione filatelica del Regno d'Italia. I valori, 452 valori, sommati singolarmente, superano ampiamente i 7.390 euro che vi abbiamo indicato in basso. Prezzo, questo che comprende le importantissime, grandi 13 serie, sono 13 serie, ma intese non le singole serie, ma il corpus di 13 serie di questa grande, grande collezione filatelica Aereo in Italia. 7.390 sono sbarrate, lo vedete, e offerta speciale TV 6.900 euro, che corre parallela alla proposta che la numismatica vi sta facendo in questi giorni. Quindi potremmo veramente chiamarla la festa del regno d'Italia. Veramente. Ora il mio scrupolo, il nostro scrupolo, sapete qual è? È una piccola parte di egoismo che so accomuna ai miei colleghi, è quello di andare a dormire questa notte, eh, finita trasmissione, siamo in diretta, quindi ci sono ancora un po' di ore e dire, ma veramente ho dato tutti i messaggi giusti e corretti per far approfittare di quello che vi stiamo segnalando ho detto tutto quello che c'era da dire per informare eh, sono, non dico, sono de delle preghiere laiche diciamolo così, poi uno fa anche le preghiere non laiche ma sono delle preghiere laiche quello che stiamo vedendo sono delle preghiere, cioè quello che, sono le domande che ci facciamo o veramente senza magari correre il rischio di stancare, eh, senza magari correre il rischio di stancare, senza arrivare, però qui non si tratta di stancare, qui si tratta di, mangiare, di mandare coerentemente un messaggio troppo importante, perché non possiamo, signori, liquidare il capolavoro della grande collezione filatelica del Regno d'Italia in pochi minuti, non è possibile, non esiste, c'è troppa storia. C'è troppi passaggi collezionistici, c'è troppa ricerca nell'arrivare a questo, troppa ricerca, mesi e mesi per riuscire ad arrivare alle serie meno comuni. Allora signori, ok, mi è arrivata una comunicazione. Mi è arrivata una comunicazione che è questa. Eh? La firma è quella del nostro Lorenzo. Eccole qua. E qualcuno potrà dire, ah, confermo la sera. Non sapete signori quante ce ne sono disponibili la sera? Non sapete coloro che si stanno preparando a vedere la nostra trasmissione la sera, comprese quelle segnalazioni eh, che entravano su alcune serie mai più viste da molto tempo e che magari eh, andranno a privarci di questa possibilità. È chiaro, precedenza nell'insieme, precedenza nell'insieme. Ma in questa realtà che adesso invito veramente a considerare per l'ennesima volta, che non può essere, pensate che ci sono vite, dedicate, sono state dedicate delle vite per arrivare a formare la collezione del Regno d'Italia. Pensate, vi posso, magari i cognomi no, ma ci sono veramente generazioni dedicate a questo. Ora, nel momento in cui in una velocizzazione delle cose, dei tempi, eh, vi proponiamo questa realtà, però non possiamo assolutamente bruciare in pochi istanti dicendo ma tanto le confermeranno lo stesso in serata dobbiamo avere quella percezione quel rispetto quel tempo necessario per poterne parlare molti eh? che pensando ma non costa nulla confermarlo ricordiamo che prenotazione è questo e questo signori siate siate affamati vabbè non voglio usare un cliché alla Steve Jobs ma siate curiosi Siate curiosi, certo dice, diciamo, sì, però attenzione se io lo prenoto, eh, però so che può interessarmi veramente. Certamente, eh, sono d'accordo, assolutamente. Una scelta seria ci mancherebbe, ci mancherebbe serissima, ma nessuno vi dirà: ah, perché hai telefonato, perché hai bloccato questa se non la volevi. No, per conoscere al meglio in questo momento non state mettendo sul piatto nemmeno un euro. Cosa state perdendo in questo momento? Zero, niente. State soltanto perdendo la possibilità, l'opportunità di vederla. Magari nei nostri negozi, ma sai, mi sento un po' impegnato benissimo, vi viene comodo. Nei nostri negozi, invitateci nella vostra azienda, a casa vostra, in un bar all'angolo che sia un po' riservato se volete, in qualsiasi modo, eh? Ci sono stati degli acquisti fatti veramente della macchina eh, dei, nostri, dei nostri consulenti, veramente. Eh? Quindi eh, va bene tutto. Oppure ci mostrare, certo, guarda queste sono le mie collezioni di monete e scelgo questa e scelgo la collezione del regno. Signori, se entrate in un museo e vedete una serie di monete, belle, e poi uscite, Entrate in un museo, vedete una serie di monete, una serie di francobolli che hanno una, una sinergia, che parlano della stessa epoca. Cosa credete? Quali saranno i poli di attrazione in più? E viceversa ovviamente, potremmo dire lo stesso per gli amici filatelici nel senso della numismatica. Quindi qual è il punto di attrazione? In questo momento il multiforme, la multiforme bellezza di un certo periodo storico la multiforme varietà, quindi, di un certo periodo storico. Non vi impegnate a nulla se non nella, ripeto, ripeto, nella serietà, nella curiosità seria di poterli valutare, nient'altro. Arrivando prima, perché quando mi arriveranno tre chiamate in contemporanea, guardate che sarà una. sfideremo, correremo il rischio di perdere amicizie eh, di collezionisti. Ma la nostra realtà e la serietà è data da questo. La nostra realtà e la serietà è data da questo momento. Non sto usando quella leva eh, che dice, ma scusate, prendi questo e già ti vale 490 euro in più. Eh? Sì, l'ho detto, ma non, non, non voglio sottolineare quello, perché spero, immagino, che ci sia insieme anche alla convenienza quella, quella passione, quel, quell'idea di dire: Guarda, sono più ricco di storia di Francobolli, magari insieme alle monete. Eh, come ha fatto il gentile Guido, come ha fatto il signor Paolo, che al momento ha chiesto ed è, è l'intrepidante attesa della consorte per dire: facciamo questo passo per i nostri figli. Scusate, non sto facendo cognomi né luoghi, però sono le realtà che mi stanno comunicando, come noi comunichiamo quando c'è Lorenzo e Elena qui. Perché è bello sentire le vostre impressioni, è bello sentire che non c'è un'ottica un, un davanti a noi, ma ci sono persone. E ci sono possibili collezionisti, e ci sono appassionati. Solo signori, preparatevi una cosa: se anche siete appassionati, nel momento in cui scegliete questi tre album, diventate collezionisti. Stella sul petto, medaglia sul petto, è un dato di fatto. Prendetevi quella responsabilità. Se volete rimanere appassionati, quelli che hanno tutti i cataloghi, eh? Tutti i cataloghi di ogni anno, di tutte le realtà, poi si entra in casa, pareti vuote, pavimenti vuoti, scaffali vuoti, eh, librerie vuote, piene di cataloghi. Qui vi diciamo solo la parola o la pratica, la realtà dei fatti. Cataloghi su cataloghi e si aspetta sempre il momento giusto e quando il momento giusto accade... Ci si distrae e si perde quell'opportunità. Oggi potete mettere a frutto, è bello documentarsi, tutta la vostra documentazione, ciò che avete raccolto, ciò che avete percepito, ciò che avete conosciuto. Però lo facciamo in maniera adulta, lo facciamo seriamente, lo facciamo dicendo non siamo qua a darti tre pagine, due francobolli, l'album successivo, eh, quelle che... No, adesso ce l'hai, adesso è presente. Sta a te vedere di cosa si tratta ancora ulteriormente, sta a te dire va bene, lo pago in, in, in dieci mesi, va bene, accettiamo, non pago un euro in più di interesse, va bene, accettiamo, però voglio la cifra scontata, va bene, accettiamo. Forse da oggi riceverò meno complimenti dicendo Alessandro però ha passato, passato un'ora e mezza a parlarmi di prezzi. Perché il resto delle ore, delle giornate, delle prossime trasmissioni parleremo della bellezza di ciò che è contenuto. Ma lo faremo quando io sfoglierò questo album a 7.390 euro e voi sfoglierete in contemporanea cercando le stesse pagine avendoli già acquisiti, avendoli già in casa vostra, avendoli già in collezione. Questo sarà. E allora oggi diventa, ma non è una sfida, oggi signori non stiamo provando la maratona, non devo battere la maratona di tre ore dedicate a un unico prodotto, perché questo non è un unico prodotto, questi sono 452 valori, valore, valori, 452. E bentrovati e continuo a chiedere, ma di cosa si tratta? E eh, c'è la Cristina che sta impazzendo a dare descrizioni, eh, su descrizioni. Di cosa si tratta? Cosa sono i 6009? Eh, eh, cosa sto comprando? Nulla stai comprando. State semplicemente chiedendo di vedere. Nuovi. Nuovi eh, a quel prezzo qualcuno dirà <ride> hai ragione. Qualcuno, ce ne sarà, oppure, no, sai cosa potrebbero dire Lorenzo? Ma ce ne sarà qualcuno timbrato, magari la maggior parte. Nuovi, certo. qualcuno annullato. No, quello che vedete al di sopra è in alcuni casi la sovrastampa che darà ancora maggior prestigio alla collezione. Questo sarà. Questo sarà, signori. Sarà effettivamente questo, quindi sulla qualità, che è giusto ricordare. Io la definisco: noi la definiamo qualità, Bolaffi. Eh? Noi la definiamo come tale. La serie imperiale senza fasci. Nel momento in cui il fascismo cade, ma esiste ancora il Regno d'Italia, il re abdicherà, ma esiste ancora. Non possiamo ancora. Si parlerà di luogotenenza. Eh? Ma intanto entra nel regno perché ancora il popolo non ha deciso quale strada prendere, in quale direzione muovere. Ma se addirittura, io adesso in questa, in questa serie che ho, addirittura dei bordofoglio, potreste anche trovarli voi, primus inter pares così chiamati. Eh? Quelli non è che è un valore diciamo ancora più apprezzabile, non in senso monetario. Ma non voglio mostrare perché magari ce l'ho su una serie. Magari vi li troverete sulla serie del, dell'Impero senza fasci. È un dettaglio, ha eh, la sua piacevolezza. Ma non cambia la consistenza né tantomeno questo valore. Allora, facciano come hanno fatto le persone finora, facciano come quelli che finora hanno fatto veramente il passo nella visione. Alcuni hanno detto lo compro, eh, sono i clienti magari già più conosciuti, diremo quasi gli amici della Bolaffi, eh, va bene, ma anche in quel caso non, anche se dite lo compro, non lo state comprando. Sì. Ma mi arrivano in visione già dell'altro, sono no. allora, giustissimo, allora attenzione, attenzione, il piacere. Se non avete la pinzetta filatelica, ve la regaliamo noi, eh, con questa serie. La chiedete, ve la regala questa volta la Cristina, che è stato il suo compleanno ieri e deve ancora portare Pasta. le paste. Eh, deve ancora portare le paste, eh, perché pomeriggio eh, non è ancora portato. Allora, eh, quindi, attenzione signori: il piacere quale sarà? Vi arriveranno i francobolli, vi arriveranno gli album, le pagine d'album. Eh, in ogni francobollo, cioè eh, all'interno di ogni taschina vi è la traccia del francobollo da collocare. Quindi semplicemente solleverete la taschina e andrete a collocarli. Perché questo è un piacere filatelico che non vogliamo togliervi. Va bene il risparmio di mettere insieme le diverse serie, però, signori no, è eh, il piacere filatelico di collocarli. Eh, va, assolutamente, va assolutamente fatto il piacere filatelico di poterli offrire va assolutamente fatto ora eh, andiamo sfogliamo li possiamo vedere ancora il repertorio cioè quelle che abbiamo no li vediamo anche così va benissimo mi piace proprio vederli in questo modo mi piace non mi sposto troppo belli cioè mh, guardate ci sono dei messaggi che dicono, cioè, ci sono delle regole, no? E le regole sono fatte per essere tranne quelle del lieto, del convivere giusto, eh, della correttezza, dell'onestà, però certe volte la regola è bella sovvertirla. Allora televisivamente la soglia d'attenzione cambia, no? Qualche minuto, poi bisogna cambiare. Ma, ma come facciamo a obbedire a questa regola pseudo televisiva quando abbiamo davanti agli occhi quasi un anno di preparazione per riuscire ad avere tutte queste serie, le 13 serie del grande, della grande collezione filatelica del Regno d'Italia, dall'inizio dall del Novecento dal alla luogotenenza, a Campione d'Italia che già si pone su un, su un periodo di transizione, alla posta pneumatica, alla posta militare, alla fine del regno, quando? Quando, signori miei? Quindi entrare in questo capolavoro che è formato da tre album, da 452 valori, da... Signori, dovremmo parlare, sommando tutto ciò che vediamo, eh, di cifre ben superiori, ma ben superiori. ben superiori esatto stavo aspettando che comparisse eh, la cifra ma la indico io ai 7.390 che portano oggi 6.900 euro queste sono le scelte filateliche questi sono i passi filatelici E anche, allora attenzione chi sta, benvengano WhatsApp, SMS mi fa immenso piacere, si, chiaramente tutti gli approfondimenti, e non è un avviso il mio, eh, tutti gli approfondimenti devono entrare perfettamente, benissimo, benissimo, solo tu Lorenzo hai la capacità di far scrivere a, eh, a Enrico. Una, 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 un qualcosa in diretta voilà eh? Enrico questa me la, me la segno il nostro regista, no lo ringrazio allora numero 12 attenzione numero 12 cosa va a indicare numero 12 ovviamente è la proposta che vi stiamo invitando a fare con 690 euro per 10 mesi. 690. Avendo, lo vado a indicare perché probabilmente questa indicazione non permette di segnalare il prezzo. Non so se puoi magari alternarla, Enrico o meno. 6900 euro in totale, quindi zero interessi, zero, Non vi chiediamo nulla in più! Bravissimo, l'alterniamo. Bene, così Enrico è un po' impegnato all'attenzione del nostro pubblico. Poi attenzione, alle 7 di sera, alle ore 19, lo zoccolo duro si aggiunge di altre persone. Rincasa in casa dice io non mi perdo mai l'oretta prima della trasmissione, della, della cena perché mi rilassa e io non voglio che siate rilassati. Dovete essere tesi, ma quella tensione che vi dà adrenalina, che fa bene, che tiene vivi, se no si invecchia anche mentalmente, signori, anche mentalmente. Oggi andiamo a portarvi tutte le informazioni possibili in tale scelta. E chi dice, faccio zapping, poi ritorno perché voglio vedere altro. No, vediamo, vediamo quello che accade. Perché se arrivano ancora poche chiamate, poche chiamate, eh, però, eh, però, mamma mia, basta veramente poco che la quota di questo pomeriggio va ad esaurirsi. La quota di questo pomeriggio va ad esaurirsi. Basta veramente poco. Veramente no? Teniamo pure l'immagine, va bene. Eh, anzi, sai cosa voglio fare? Eh, ricordiamolo subito eh, chiedono nuovamente di vedere le queste, questi album che contengono e conterranno eh, tale proposta tale proposta allora dammi la due grazie allora signori, se la scelta va verso eh, testimonianze e testimoni della storia di questo tipo. Sì, conferma il signor Michele della provincia di Parma. Eccola. Disponibili. Allora, non ti rifaccio il biglietto, ma sono lo faccio io. Lo faccio io perché abbiamo due collezioni disponibili per il pomeriggio. Due chiamate disponibili per il pomeriggio. Non, non commettete l'errore di dire: confermo questa sera perché ci penso un attimo. Pensateci quanto volete con davanti agli occhi, tra le mani, questi album. Queste realtà. Queste realtà. Eh, sono incerto, non lo so, in effetti, sai, non sono ancora del tutto pronto. Sono questi. Che vi fanno essere pronti. Se arriviamo sempre sulle cose quando già sono compiute, quando già sappiamo tutto, in cosa ci arricchiranno? Parlo di informazioni contenute, di informazioni legate ai diversi francobolli, di informazioni visive che è il testimone e il, il vocabolario della nostra epoca, come l'ha definito il grande semiologo francese eh, Barthes, eh, queste sono le testimonianze. Queste sono le nostre memorie visive, questa è la bellezza di uno stato, di una qualità che ci porta addirittura, eh, addirittura a considerare addirittura, eh, quelle, quella posta non ordinaria, quei pacchi postali che sembrano freddi, magari assettici, e invece diventano una, una, una perfezione mantenuta nel tempo. Mantenuta nel tempo. Allora, Benvenuti ai nuovi telespettatori, benvenuti, anzi a, grazie per essere con noi a chi sta cercando di misurare dentro di sé, di valutare dentro di sé questa opportunità, di considerare tutti gli elementi, a quelli che aspettano la parola giusta che faccia scattare dentro di voi qualcosa, non c'è la parola giusta, ci sono gli oggetti giusti, ci sono le realtà giuste, non c'è bisogno di mille parole. Le parole servono soltanto in questo caso a chiarire anche tecnicamente tutta l'opportunità che vi stiamo dando, nel riuscire a farvi percepire quello che consiglierei alla persona più cara, a quelle che persone che vi dicono sai Alessandro, prima o poi vorrei rivitalizzare la mia collezione di Francobolli. Prima o poi vorrei vedere, sai, li trovo, li lasciati lassù, ogni tanto li guardo, li sfoglio, ma forse non state mettendo su quei 6.900 di proposta su quei 6.900 euro di proposta o su quei 690 euro per 10 mesi, che è la stessa cosa, anzi vi dà ancora un vantaggio ulteriore, eh? non stiamo facendo il conteggio del tempo risparmiato, del tempo risparmiato da utilizzare nelle cose che vi, più vi piacciono. E tra queste indubbiamente potrebbe essere anche la scoperta o la riscoperta di questo mondo. Guardate, non mi sorprenderebbe, perché vanno dette veramente, vanno considerati tutti i tasselli che formano questo grande mosaico di opportunità, non mi stupirebbe la conferma che giunge, non saremmo noi a chiedervi il perché e il per come, dicendo io voglio diversificare nel tempo, io voglio scegliere qualcosa. Eh? nel tempo che duri. Quei famosi beni rifugio di cui la filatelia è sempre parte integrante. Noi ci facciamo scrupolo mille volte, eh, eh, pensiamo prima di affermare certe cose, a monte, ancora prima delle trasmissioni, perché fa parte di una storia, quella della Bolaffi, che vive di questa correttezza. Mille volte non mi stupirebbe. Che giunga una chiamata, forse già giunta, una conferma che dice: Guarda, ti prendo e li tengo lì. Non so se ho la passione per i francobolli, non sarebbe la prima volta, ma vado finalmente ad acquisire in un colpo solo, pagandoli magari in dieci mesi, la realtà di questa, della grande collezione filatelica del Regno d'Italia non vi stiamo togliendo nessun piacere stiamo soltanto aggiungendo possibilità, opportunità a opportunità per la prima volta in 12 anni di trasmissioni prima volta, lo posso testimoniare perché qui abbiamo la nostra memoria storica eh, e non solo e eh. ricorda che non è l'inizio bravissimo è no, la eh, nuova offerta ricordiamolo Ricordiamolo e lo ripetiamo costantemente, costantemente, perché questa non è una proposta legata a un inizio, un questa non è un'anteprima che poi del tempo dirà: guarda, eh, vedete, avete scelto le prime 6 e 9 nel tempo. No, qui i prezzi torneranno ai loro valori naturali e vi dico di più, signori non possiamo nemmeno garantire quei 7.390 euro che sono stati frutto di una proposta, sono frutto di una proposta cumulativa legata ancora a un prezzo non aggiornato. Non voglio arrampicarmi ai 10, ai 20, ai 50 euro, non voglio, non è quello. Voglio semplicemente arrivare a segnalare il più possibile, verbalmente, attraverso le nostre indicazioni, quella che è la grande offerta della Regione d'Italia. Quante volte per chi è un pochino più addentro delle nostre trasmissioni, l'avete desiderato. Quante volte? Lo sappiamo. Non ci siamo messi di, di, di buzza buona un giorno dicendo guarda, creiamo qualcosa. No, non abbiamo creato nulla in realtà. Soltanto un prezzo che non esisterà mai più. Quello sì. L'abbiamo messo nella voce anziché dire facciamo tanta pubblicità in più. No, la mettiamo nella voce della soddisfazione, del gradimento del nostro pubblico, dei nostri clienti, già appassionati, già affezionati, come non mi stupirebbe che un nuovo telespettatore o telespettatrice, una nuova persona all'ascolto, nuova per quanto riguarda. Il fatto di essere soci in Bolaff, inteso noi li chiamiamo così i nostri clienti, eh. dica: Ecco, ho aspettato tanto, adesso però voglio parlarne con voi. Parlatene con noi. Di questa collezione potrei addirittura escludere il prezzo e dire: 'Parlatene con noi, abbiamo questa proposta, però non è bello no?' Non è bello dire valori, lasciarli immaginare, ci chiamino, quante volte sentite dire ci chiamano, quante volte sentite dire cominciamo con un passo e poi il secondo diventa costosissimo, quante volte vi propongono un abbonamento che dopo qualche mese, guarda sono aumentate le tariffe, costa di più, ah non lo sapevo, le viviamo anche noi queste cose, sulla nostra pelle come le, vivete, le vive ognuno di voi. Quante volte rimaniamo delusi da certe cose? Qui il dato di fatto è questo, però su questa cifra sulla quale sto insistendo, su, su queste informazioni che vi sto dando, avrei potuto dire, ci chiamino, verrete contattati per telefono, vi diremo abbiamo comunque una chiamata. No, no, vogliamo che siate a conoscenza di questa possibilità. Oggi dovevamo scrivere possibilità numero 12. Possibilità numero 12. Lorenzo, stai bene anche senza cravatta, eh? Ma io sai che te la mangi del numero. Hai ragione, hai ragione. E meno male e sei qua non a caso, sei qua non a casa. Vieni, entra qua. Allora, hai già il microfono acceso? Non ho il microfono. Ok, vieni. Questa è la tabella dei lotti che compongono questa offerta pazzesca. Eh? Noi siamo trasparenti in tutto. Valori di catalogo. Quando sceglierete questa proposta vi daremo il catalogo e andrete a scoprire che francobollo per francobollo sommato a un valore di catalogo. Ti prego Alessandro, fai vedere i valori di catalogo e poi fai vedere i prezzi dei singoli lotti e che possano comprendere il vantaggio già solo di prendere a 7,390 che è un'offerta pazzesca che si amplifica con questi 6,9 voglio proprio che tu mostri sì, questo assolutamente Lorenzo eh, ti ringrazio comunque per l'ingresso guardate che è, no, è veramente è un appuntamento cioè... di foto perché se non capiamo non si capisce che è qualcosa di straordinario eccezionale vuol dire che forse non abbiamo Alessandro certo Cosa no no no, no ma eh, abbiamo abbiamo e quello che stiamo facendo facciamo proprio vedere, perché è giusto, bisogna dimostrarlo e nella nostra indole. Certe volte pensiamo che diventi un po' troppo elaborato il tutto e ci affidiamo a quelli che sono poi i passi successivi, ad esempio sulla consegna. Allora si parla di tutto questo, si parla del perché delle cose. Se noi andiamo a vedere le diverse serie, eh, aspetta io lo appoggio, scusami, lo appoggio qua così, risulta proprio al di sotto del Regno d'Italia, messaggio subliminale, mi dici solo se la distanza è corretta o se vuoi eh, che la viciniamo. Questa è una nostra... Ehm, uno schema interno, interno a disposizione ovviamente, che andiamo però a svelare, è eh, che andiamo a vedere nelle diverse collezioni che compongono. Ne prendiamo una a caso, guardate questa cifra, eh, andiamo a vedere, questa non è l'insieme, sono dei numeri di repertorio, dei numeri di archivio, dei numeri nostri, riguardo tante piccole serie che ne formano una parte. Infatti io vi ho detto 13, più corretto sarebbe stato dire 13 parti formati da tante diverse serie, quindi le serie sono molte di più. E io ho usato il termine serie, ma in effetti si va in contraddizione parlando di parliamo di parti. C'è chi ha scelto la prima e la seconda parte. Soltanto la decima parte, vi ho detto che ve ne diamo sono 13, soltanto la tredicesima parte sono 3.08650 sommando i francobolli. Il prezzo di 1350 eh, è quello che va a formare, sommando le altre parti, i 7390. Se volete ci divertiamo a sommare tutte le 13 parti, le sommiamo tutte e vediamo a quale cifra arriviamo, altro che gli 8000, i 9000 e i 10.000. Ma questo lo possiamo dimostrare prendendo gruppo di serie dopo serie, vedendo e contando addirittura i valori. In genere questo lo lasciamo, essendo un discorso un pochino più lungo, lo lasciamo nelle mani dei nostri consulenti, di chi arrivando a casa vostra, porta questa informazione dettagliata e si prende tutto il tempo che vi serve per conoscere. Quello che a noi interessa è proprio il fatto che voi conosciate. Vi ho fatto un esempio eh, su quella che è già una differenza. Infatti eh, quella, quella cifra eh, che abbiamo messo e sbarrata è già una cifra, guardate, sarà forse quasi della metà di quanto sono i valori eh, de, 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 che dovrebbero di ogni singola serie che formano le parti. Allora, in questo momento stiamo facendo, diamo un'informazione diciamo pure economica, quasi finanziaria, di questa realtà. Allora, grazie Luca, grazie Luca e grazie ovviamente a Lorenzo per la sua fondamentale e indispensabile eh, approfondimento. Attenzione signori, perché una collezione disponibile per il pomeriggio. Ripeto, non aspettino la sera quando si aggiungono canali, quando si aggiungono ascolti, quando si aggiungono eh, maggior, un maggior numero di persone, un maggior numero di persone e se sono presenti all'ascolto coloro, e lo so che il pomeriggio ci sono, che hanno scelto le colonie, che hanno scelto la Repubblica, che hanno scelto già il mondo filatelico, non girino attorno a quello che. È il tronco centrale del collezionismo, da cui si diparte il bellissimo ramo delle, delle colonie, da cui si diparte il bellissimo ramo maestro eh, della, della, della Repubblica, ma il tronco, le radici. Le radici sono gli antichi stati e sono il periodo antico, il tronco si sviluppa nel Regno d'Italia nel regno d'Italia dal 1900 alla, alla fine della guerra mondiale alla seconda guerra mondiale alla luogotenenza in questo si sviluppa allora, potevamo farci belli Magari non è detto che non lo faremo perché sarebbe autorizzato e sarebbe possibile, sommando tutti i prezzi delle, singoli, delle singole serie, sommando tutte eh, le diverse voci più ampie, cioè le parti, le 13 parti, una, eh, una bella sbarra. E dire alla fine state pagando il 50%. Eh? Non sono, forse meno. Ma noi abbiamo sempre un atteggiamento prudenziale e potremmo dirvi quindi oggi. Oggi, in questo momento, in questa trasmissione, arrivate e raggiungete questa soglia. Raggiungete questa soglia che sarà un non ritorno, che sarà una, una, una possibilità di un non ritorno perché? Perché non torneremo a 6 e 9. E voglio vedere, facciamoci una domanda signori, ma quando un giorno vedrete magari il regno completo, o sceglierete alcune sue parti. Se siete presenti oggi, non vi verrà un pochino un qualcosa che vi trattiene, anche se saprete che sarà comunque di convenienza, sarà comunque giusto, sarà comunque corretto. Faccio un esempio banale, ma se andate a vedere un abito in saldo che magari un Evergreen dura sempre, ci sarà sempre e lo vedete in sconto e poi lo trovate a prezzo intero, sapete che il prezzo intero è giusto però avete, vi ricorderete sempre di aver perso un'occasione eh? poi il pubblico continuerà a esserci continuerà a scegliere eh, si sintonizzeranno con noi persone nuove persone che non ci hanno seguito oggi non ci stiamo nascondendo davanti a nessuno però voi oggi vi ricorderete di quei 690 euro al mese per 10 mesi e vi ricorderete non di non averlo comprato, di aver detto: Ma perché non ho chiesto di vederlo? Perché non ho chiesto di conoscere meglio questa possibilità? Perché non ho chiesto meglio è eh, di dire: Guarda, mi prendo un po' di tempo per me e parlo con Volaffi. La, il catalogo lo diamo in omaggio, così potranno poi a casa farsi i conti e dire quanto ha fatto bene Alessandro Sistema. Esattamente questo catalogo. Non vi stiamo conteggiando il prezzo del catalogo, non vi stiamo conteggiando i prezzi degli album, non vi stiamo conteggiando i prezzi dei, delle pagine, eh, dei, dei brevetti bolafi in tutto ciò che eh, costituisce quello che è veramente un'esclusiva. Eh? Non ve lo stiamo conteggiando. Qui andrete a sommare i francobolli del regno, vedrete i valori del nuovo catalogo, eh? eccoli qua, Andremo, andrete insieme, eccolo qua. Eh? Periodo Regno Moderno. Qui partiamo noi dal Novecento, ma prendiamo ad esempio questi e andrate, andrete a vedere Croce Rossa. L'abbiamo mostrato sfogliando le diverse pagine. Guarda, nemmeno a fare l'apposta, eh. vediamole qui, i Francobolli. Eh. Eccoli qua, e vediamo anche questi. Li abbiamo visti assieme. Vi ho mostrato proprio sfogliando le pagine. Eh, L'unità d'Italia, li abbiamo visti assieme. E allora nel, non, non mi sposto signori. Troppo importante, troppo importante poter dialogare su questa realtà. Troppo importante potervi invitare a scegliere. Oh, guarda come. Non li voglio chiudere nelle bellissime sovracopertine, Faccio soltanto vedere, anche perché siamo in piena presentazione, faccio soltanto vedere però la bellezza di poter conservare quello che. Un qualcosa di da lasciare ai propri figli, da lasciare o da regalare da subito. Qualcosa che rimane nel tempo, lo sapete, ne parliamo spesso della filatelia, ne parliamo con frequenza di questa opportunità. E allora, ancora numeri alla mano, signori. Mm, io non dico non credete a noi, credeteci pure, ma credete a quello che rimane scritto perché Bolaffi ama lasciare scritto. Perché Bolaffi vuole indicare il perché delle cose, perché Bolaffi si pone eh, in, in, in presenza con voi, ci mette la faccia l'intera azienda, l'intera azienda. E questi sono dati di fatto, dati di fatto. Ecco perché dicevo, non mi stupirebbe persona scelga queste serie, queste parti. La grande collezione filatelica del Regno d'Italia dicendo: Guarda, monetizzo, anzi accumulo, anzi raccolgo, anzi preservo, anzi conservo nel tempo. Monetizzo nei confronti, muovo moneta nei confronti della filatelia, staranno lì. Non dovrò e pagare un bollo annuale, una tassa annuale, non dovrò pagare un, un, un beneficio su eventuali aumenti. Potrò lasciarli a chi voglio senza bisogno di pagare qualcosa, eh? nella qualità vola so che sono quelli giusti. Poi un giorno dice: ma sai che faccio? Vado e mi riguardo, vado e comincio a conoscere, vado e comincio a vedere se non sono soltanto un qualcosa da tenere da conservare, ma c'è anche. Qualcosa che comincia a stimolare andando a vedere proprio questi aspetti, andando a vedere proprio esatto, questa parte storica. 1.700 di catalogo 775. Ecco 7. allora per fare un esempio, siamo ben più del 50%. Eh, facciamo un esempio: a, vediamole ancora, giusto? Andiamo ancora a vedere. Andiamo proprio a vedere le diverse indicazioni, cioè l'insieme, prendiamo una, una serie, guarda. Prendiamo, andiamo a cercare proprio le diverse serie anche in alto, in qualsiasi parte scusami, in qualsiasi parte si voglia proprio facciamo un altro esempio questo lo conoscete bene, mi rivolgo anche a chi ha scelto le prime parti no? allora, quando si parla eh, di serie che raggruppano eh, vedete ad esempio posta pneumatica 958,50 eh, la proposta origina a 4, prezzo unitario, 490 euro. 490 euro, signori. E poi ho altre pagine, perché qui stiamo vedendo addirittura l'ottava parte, la nona, la decima, è l'undicesima. Ho tutte le prime da mostrarvi come ulteriore foglio, è la tredicesima parte. Ho tutte le prime da mostrarvi, guardatele qui. Sono, cioè, non è solo un foglio, non è soltanto uno. Ma guarda, vediamo quella che conoscete bene, facciamo proprio un riferimento, vi ricordate la prima e la seconda parte? Quando vi abbiamo, qualco, li ha scelte anche Lorenzo, ve la presentate, no? Allora noi abbiamo certe volte dato la prima e la seconda parte, non dico ricomprate, non dico. chiedete, dice, guarda io la voglio dalla terza in poi, si può fare benissimo. 304 euro la prima parte, le abbiamo proposte 89, ultimamente le abbiamo accorpati, no? La seconda parte, li abbiamo messi assieme, veniva la, la, la somma delle, due, delle 400 e... 912, 395, cioè meno della metà, signori, meno della metà. E le abbiamo proposte regolarmente prezzo unitario 1 e 2, prima e seconda parte del regno. Lo stesso beneficio lo avrete sulla terza, sulla quarta. Tutte queste sono serie sovrastampate, nozze, università di Pacinotti, asset. Olive. Sono tutte serie commemorative, Croce Rossa, Pro Veterani, Fiume, Fiera Milano, Galileo e via ancora. E via ancora. Quindi queste sono veramente. Stiamo non svelando, stiamo informandovi di tutti, non sono segreti. Eh. L'importante è trovare anche una coerenza. Chi ha scelto in passato la prima e la seconda parte dell'offerta che ultimamente vi abbiamo fatto aveva, avrà, av ha avuto comunque beneficio. Ha avuto comunque beneficio. Ci guarda, io ho preso la prima e la seconda, voglio avere tutte e tre. come facciamo? Parlatene con noi, parlatene con noi. Nessuno sarà penalizzato in questa proposta, anche già avendo considerato delle buone opportunità. Nessuno sarà penalizzato. Allora signori, andiamo ancora a vedere, guarda, allora Cristina, ci sono state ancora curiosità, richieste e questo è un momento dedicato al capolavoro del Regno d'Italia. Non ne usciamo, non ne usciamo finché ci sono domande, finché giungono, c'è Lorenzo che adesso è dietro a, a dare informazioni sulle singole serie, anche lui si sta appassionando alla filatelia. Avete scelto e vi siete portati delle grandi collezioni. Ci sono persone, diceva: cioè Io mi sono formato quasi tutto il Regno d'Italia, non ci sarebbe niente di strano. Poi lo dice la serie volta. Cioè, la serie volta, e, e qui sono le serie volte, e, e certo il mio Alessandro Volta, ma certo, e qui abbiamo anche. Chiaramente da poter mostrare il, 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 sul primo, i leoni e i Michetti. Io l'ho già fatto vedere, ma lo faccio rivedere perché è troppo importante. In quanto queste pagine, scusa, tanto non è robusto. Leoni e Michetti che stiamo vedendo, in queste pagine troviamo veramente quei valori d'artista. Michetti e Leoni prestarono come pittori il loro. Tra l'altro, fu la regina ad avere questa intuizione, la loro la, la loro mano. Eh, anche per i bozzetti dei francobolli e la serie Michetti e la serie Leoni rimasero in tal senso veramente fiori all'occhiello e baluardi, al punto che anche nelle colonie vennero utilizzati, sovrastampati, no? vi furono veramente delle. Li vediamo finalmente in volto eh, finalmente vediamo queste. Ecco qua, questi due. Quando parliamo di Michetti e Leoni risulta sempre essere una, una parola, un cognome, certo, magari, eh, eh, dice, vabbè, sarà, però gli diamo una collocazione e le troviamo. E le troviamo queste serie eh, e, le andiamo, e vediamo anche ulteriori descrizioni che compaiono nell'insieme, ma. Dici, ma sai, io le informazioni posso anche ricavarle in altro ambito? Sì, ma queste sono informazioni legate alla presenza fisica di ciò che vi stiamo offrendo: i pubblicitari. I pubblicitari, eh? La, una base fondamentale importante nell'avere i pubblicitari perché in questi 400 eh, importanti, in questi. Eh, vieni a vedere, sì, scusami un attimo, io cerco di fare un attimo spazio. Eh, qua, intanto attenzione però abbiamo una sola chiamata allora, disponibile alle 20, si alle 20 si chiude abbiamo solo una chiamata allora qualcuno dirà beh saranno arrivate 100 chiamate no, non sono arrivate 100 chiamate perché non possiamo accontentarne nemmeno la metà della metà nemmeno la metà della metà pubblici questa è importante, questa è molto importante allora la serie base Michetti Leoni Uh, fanno parte del, di questi 452 valori che vi stiamo letteralmente offrendo 452 valori che vi stiamo letteralmente invitando a considerare vediamo qualche serie maestra, eh? qualche serie maestra. ad esempio la Roma Mogadiscio la posta aerea Roma Mogadiscio su tutti e tre gli album sono in offerta, li diamo insieme, tutte le pagine d'album. La serie Posta Aerea Roma-Mogadiscio, questa sì è una serie che si inserisce in una parte. Eh? La serie, il voli ad esempio, anche quelle del volo, è eh, importante anche indicare e proprio considerare questa fondamentale possibilità di lettura di tale serie. Roma-Mogadiscio, 452 valori, fa parte di una, scusate il gioco di parole, la ripetizione di una parte, ed è una serie che viene identificata, quella del 34, infatti come posta aerea, esattamente come posta aerea. Li vediamo? Sì, 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 bene. Eccoli, eccoli. Enrico, dammi un attimo, alle eh, sole 19 dobbiamo ricordare al pubblico che si inserisce alle ore 19 la nostra proposta. Allora. Una chiamata soltanto, signori. Una chiamata soltanto è ciò che vi stiamo offrendo per, la nostra, per il nostro pomeriggio, grazie a tutte le conferme che sono giunte. Possiamo partire? Possiamo partire, Enrico. Vieni con me. Allora, signori, siamo in diretta, sono le 19.09. Abbiamo una possibilità. E vorrei mantenerla finché non giunga. Può giungere tra un istante, tra un minuto, può giungere da parte di chi ci ha seguito finora, da chi ha fatto il zapping, da chi lo fa casualmente, può giungere da chi si collega con noi, il pubblico delle ore, 16, delle ore 19, eh? perché chi è rientrato, chi è in casa, chi non ha potuto seguirci prima. Allora la voglio ricordare, è una chance sola. Per la nostra trasmissione del pomeriggio, una sola chance. In cosa consiste? Attenzione, una proposta che segue pari pari quel grande avvenimento legato al Regno d'Italia. Che da qualche trasmissione, che da qualche eh, giorno eh, portiamo alla vostra attenzione, che giungerà presto a esaurimento visto l'altissimo gradimento di pubblico. Lo stesso vuol fare la filatelia. Abbiamo toccato e tocchiamo le nostre, la nostra, il nostro fiore all'occhiello. Facile fare sconti su qualcosa che va meno, su qualcosa che aumenta meno nel tempo, su qualcosa che sarà più facilmente reperibile. Difficile e finora impossibile è stato fare una trasmissione che vuol seguire di pari passo tale opportunità, e cioè invitarvi, signori, a scegliere. La collezione, la grande collezione filatelica del Regno d'Italia, composta da 13 parti, composta da un numero. Sarò pronto a darvelo su richiesta innumerevole di serie qui elencate, eh, qui elencate. Con un valore. Che eh, risulta singolarmente sulle serie decisamente superiore a quello che adesso vedrete scritto, a quello che adesso potrete eh, valutare, per poi avere un ulteriore beneficio in questa nostra trasmissione. Allora, vediamo, compaia la proposta numero 12. Attenzione, quei 7.390 euro sono già frutto di una, eh, di una proposta unitaria nelle diverse serie, che è già una convenienza a Bolaffi, un'opportunità a Bolaffi. Ma quei 7.390 euro che eh, si raggiungono mettendo insieme il valore unitario di più serie, oggi sono tagliati da una riga diventa veramente la festa del Regno d'Italia, ma eh, ci sarebbero poi magari delle sensazioni un pochino retro, eh, diventa la festa della filatelia e a 6.900 euro l'esclusiva tv che posso adesso offrire a una sola persona. Attenzione, se ci seguite dalle ore 17 sapete bene che non ho esordito in questo modo, non ho detto abbiamo solo una chiamata. Infatti, sono giunte diverse chiamate che ci hanno proposto, anzi, ci hanno portato a una conferma ancora disponibile fino entro le ore 20. Abbiamo diviso delle quote eh, tra oggi pomeriggio e questa sera, poteva non giungere nessuna conferma, avremmo avuto maggiori possibilità in serata. Le quote disponibili perché a questo punto sarebbero slittate sulla serata eh, di oggi, di martedì. Eh, le conferme ci sono state, volete metterci alla prova? Volete provare? Fatelo! Eh, lo dico non a chi conosce Bolaffi abitualmente, ma a chi magari diceva: oh, Vediamo se è vero o meno. Fatelo, ci sentirete dire. Mi dispiace. Ci sentirete dire vi dispiace, ma non è una gara a chi la dice più giusta, a chi è più sincero, non ce n'è bisogno né per noi né per voi. L'importante è che adesso ci si renda conto in questi tre album per 452 francobolli, per 452 valori, di poter finalmente diventare collezionisti con la C maiuscola. Attenzione, mi rivolgo a chi magari già collezionista è, ma mi rivolgo a quelle persone che non hanno ancora raggiunto questo primato. Parlo di avere l'intera collezione del Regno, persone che amano magari avere la Repubblica, bene, diano più forza alla vostra collezione filatelica. Sai, a me piacciono le colonie, a maggior ragione signori. Stasera vedremo delle proposte dedicate alle colonie. Immaginate per il pubblico che so, il pomeriggio segue anche sulle colonie. Immaginate di aggiungere questa costola importante. Voi mi piace le pittoriche coloniali, le fiere di Tripoli, benissimo. Immaginate di aggiungere questo corpo così centrale perché, guarda un po', lo spiega benissimo il catalogo Volaffi. Vedete che esiste un catalogo dedicato alle colonie. Somalia, Trieste non è una colonia, ma riguarda questo argomento. Ed esiste un catalogo dedicato all'Italia. Quindi no, sono due collezioni complementari ma in grado di parlare separatamente. Il 2016 è quello più aggiornato, annualmente viene aggiornato il 2017. Questo va in regalo con la proposta che vi stiamo offrendo dei 6.900 euro, ergo dei 690 euro al mese per 10 mesi. Perché questa è la proposta di cui adesso andremo a vedere un po' sommariamente perché sono tantissime pagine, i capitoli e i francobolli che vi stiamo offrendo. La qualità dei francobolli è quella non linguellata, la qualità quindi senza peccettina adesiva sulla gomma del retro del francobollo che veniva utilizzata per appiccicare i francobolli in album ante, eh, di, 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 di età precedenti, di anni precedenti, di decenni precedenti è la qualità Bolaffi nel, dei dentelli nel, nella migliore possibile presentazione ecco ne vediamo esattamente un esempio sono francobolli non annullati quindi non timbrati valore di francobolli timbrati decisamente inferiore decisamente inferiore eh, spostiamo così non creiamo confusione nella presentazione a chi ha finora atteso, a chi colleziona le colonie, a maggior ragione, eh. anche un collezionista delle colonie dovrebbe far suo questa opportunità perché diventa veramente un corpus fondamentale. Non si tratta di un pezzo mancante, si tratta veramente di, di andare a estendere al tronco dell'albero quel ramo importante che porta verso l'Egeo, che porta verso le terre d'Africa, che porta in altri territori. Ma qui, questa è la madre, questo lo possiamo dire: questa è la madre di tutte le collezioni. Questa è la madre di tutte le collezioni, il Regno d'Italia. Qualcuno potrà dire: il Penny Black? Potremmo dire, è figura femminile? Certo, anche quello. Ma attenzione, una collezione di 452 valori, il Penny Black non può raggiungerlo numericamente. Non stiamo togliendo importanza a qualcosa che vi abbiamo sempre suggerito, ma questa è la madre di tutte le collezioni. Andiamo a vederla Enrico. Se possibile, vediamola. Andiamo, avviciniamo i nostri album, andiamo ad aprirli anche per il pubblico che eh, ci ha raggiunto. Si collega con noi eh, alle, alle 19. Non è che tutti si mettono esattamente all'ascolto alle 19.00. però c'è nell'ultima ora un ascolto di ci guarda. Io poi chiedo molte volte il signor Vincenzo, no, che ci chiede sempre di fare un riepilogo eh, delle, del, di ciò che abbiamo presentato nel pomeriggio, il signor. Bruno, il signor Anselmo mi vengono in mente perché sono nomi Alberto che salutiamo ci mancherebbe Alberto Antonella non li ho salutati in precedenza ma è dovuto il signor Pino eh, appassionato eh, di antichi stati ma il regno d'Italia in un colpo solo in un colpo solo che significa avere questa grande collezione filatelica di 452 valori Signori, i 6.900 euro, i 690 euro al mese per 10 mesi, qua lo vedete e poi sparirà. Anzi, i 7.390 che abbiamo sbarrato probabilmente avranno ulteriore prezzo. Quindi, quello che in questa specifica trasmissione. Voglio accertarmi e che sia chiaro che è un messaggio che per la prima volta in 12 anni di trasmissioni televisive la Bolaffi porta a premiare, a investire sul nostro pubblico. Qui signori siamo noi che investiamo su di voi. eh beh Sì, però investite, ma a quale prezzo? Insomma, però in cambio mi chiedete, stiamo investendo su di voi signori. Voi lo state facendo con i francobolli, voi lo state facendo nella scelta, ecco Croce Rossa, l'avevamo mostrato in precedenza eh, sul catalogo che andavamo a sfogliare, eh, l'avevamo visto in precedenza e gli espressi. Ricordate il primo di posta aerea, guardalo qui, ne abbiamo parlato, Avete, vi siete strappati il telefono dalle mani uno con l'altro per poterli confermare la scorsa settimana. Viene proprio celebrato il 20 era il volo, oggi quanti ne abbiamo? Ecco, il 20 era il francobollo, il 22 fu l'effettivo volo, quindi siamo, cade proprio a pennello. Eppure, attenzione, quel primo di posta aerea che trovate, in questo caso lo contestualizzate insieme al all'intero periodo del Regno d'Italia. Quindi gli date una casa ulteriore, avete fatto benissimo a scegliere e ringrazio ancora la scelta di quel folder che commemora i 100 anni del primo volo, primo di posta aerea al mondo ed è stato in Italia, l'avete visto, l'Espresso, sovrastampato. Eh? Quindi Torino, Roma, Torino, esattamente quello che avete visto. E, e allora abbiamo e avete scelto... Tutto ciò che forma una testimonianza ancora maggiore, una collezione a tutti gli effetti. Però al di là della ricerca di questa conferma, io eh, la segnalo: guardate, che eh, non, non ci rende più ricchi, ci rende partecipi, eh? L'emissione di 33, se vedete l'espresso in questo caso. Eh, cambia, muta, non ha la sovrastampa del volo aereo, ma viene utilizzato proprio per il Trento Trieste, la corona così chiamato eh? I centesimi di corona. Quello che andiamo ancora una volta a segnalare è però che sia la vostra curiosità, che sia la vostra eh, possibilità di dialogare con noi, che sia la vostra intenzione di partecipare con noi. In questa considerazione. Parlatene, parliamone assieme. Quelli che hanno scelto, però, lo vorrei dire: no, vediamoli, vediamoli, poi ne parlerò ancora, anzi, ne parlo mentre osserviamo la propaganda fide, quello che è importante ricordare, signori, quel, chi ha scelto la prima e la seconda serie, la prima e la seconda parte e dice: sì. Ho iniziato, ho il primo album, ho due album del Regno, però adesso ho bisogno della terza, della quarta, della quinta. è una cosa bella, lo si può fare, è giusto. Ma chiamando adesso e dicendo, un attimo, io la prima e la seconda, vorrei tutte le altre parti che Bolaffi offre del Regno d'Italia. Però ho già la prima e la seconda, come faccio? Mi manca un album. Signori, ne parlate con noi. Nessuno uscirà perdente da questa, da questa trasmissione, mai deve uscire perdente nessuno, perché quando uno perde, perde anche l'altro. Ah sembra un'etica di professione, ebbene si sì, lo è, perché se siete delusi da noi poi non comprerete più, e se non comprerete più non è bello che sia così, e se siete delusi dal mondo noi ci teniamo al nostro pubblico. E questo prezzo non è per cercare di... magari stiamo investendo anche su un nuovo cliente, certamente ci fa piacere, ma guardate che non, non dobbiamo sbarazzarci ad ogni costo di qualcosa che abbiamo impiegato mesi, mesi e mesi per assemblare in tutte e 13 parti. Abbiamo impiegato mesi e mesi, signori, e adesso che è giunta senza... Casse eh, senza suono di trombe, senza gran casse, senza pubblicità sui giornali. Adesso che abbiamo disponibili le 13 parti, siamo qua a dire, noi ci siamo, sappiamo di avere seguito del martedì Filatelico, sappiamo di essere in vostra compagnia, chiediamo e scambiamoci informazioni. L'informazione può essere, ma com'è esattamente questa? La voglio vedere. Non dovete dirmi... Pago 6,9, pago una volta eh, 6,90 al mese, non dovete dirci se pagate o cosa pagate, non dovete dircelo. La vostra chiamata può essere semplicemente vorrei vederli, sapete siete al corrente di tutto, ma la vostra chiamata dovrebbe essere mi piace conoscere questa realtà. Eh, ci mancherebbe. Eh, grazie, grazie, grazie. Mi fa. Lo tengo quello, eh, però me lo tengo. Eh, quindi signori, attenzione, ancora una volta prendano questo aspetto. Sapete, eh, sei un bravo televenditore, se portando un qualcosa che nessuno vuole, che nessuno conosce, no, che nessuno conosce, che nessuno vuole, perché nessuno conosce può essere anche una cosa molto valida. Direi, allora, no, io riesco a venderlo. Ma qui non si tratta di bravura, signori. Su una collezione importante, così importante, su una collezione in sconto, non si tratta di bravura, si tratta veramente di poter condividere questo messaggio, si tratta di condividere questa opportunità. E perdonatemi, nella mia trasmissione, di cui sono molto fiero per l'ascolto, mi farebbe piacere che dal primo all'ultimo telespettatore, anche a costo di essere visto come una persona che è troppo insistente in questa trasmissione, voglio che tutti coloro che si sintonizzano con noi dal primo all'ultimo momento possano godere di questa opportunità. Certo, se va in conferma adesso... Io passerò, guardate, io ho allestito come sempre con un po' più di spazio centrale il nostro set. L'ho allestito, eh, come sempre. Quindi sono pronto a parlare di Colleoni, sono, sono pronto a parlare di Egeo, sono pronto a parlare di tutto. Ma quello che adesso stiamo vedendo, anche chi si collega con noi alle 19.58, se sarà disponibile questa collezione a questo prezzo la deve vedere. Se invece non sarà disponibile, allora potremmo anche parlarne, ma non andremo più a indicare eh, prezzi o quanto concerne eh, o, o quanto compete a questo. Adesso vi prendo un po' di spazio per parlare. Ecco, stiamo vedendo delle, delle immagini di riferimento che il nostro Enrico ha giustamente girato eh, nei momenti cui, di presentazione delle, eh, delle, dei primi minuti grazie, questo, questo lo tengo va, eh, dai eh. però devi firmarlo è eh. eh, questo, eh, bravo tu contro firma, esatto allora, testimone, ti scriverò come testimone allora prendiamo un esempio siamo al secondo, alla seconda pagina eh, scusate al secondo album ripeto quell'offerta speciale tv in questo momento la dedichiamo alla vostra memoria alla vostra testimonianza alla vostra, nel senso, come rammentare ovviamente la dedichiamo a quello quindi sei, siete informati di questa possibilità andiamo a vederla ecco bravissimo sì sì sono qui andiamo proprio a vedere insieme e qua Chiaramente sono pagine che diventano vere e proprie schede, perché nel momento in cui io apro questo album, mi dai un attimo la 2 scusami, oppure anche, va bene, fai te, fai te Enrico, Alberto, va bene, io apro, grazie Alberto, sì, questo album, estraggo questa pagina di giusta consistenza, eh? di giusta consistenza, colloco questa pagina orientata bene verso la telecamera, diventa veramente già una, è un qualcosa, non dico da incorniciare, i francobolli vanno tenuti sì, per carità, se uno vuole, ma teniamoli bene, teniamoli da conto realmente. La collezione Ferrucci, che è una collezione, che è una, scusate, la serie Ferrucci, che è una serie che porterà, si diffonderà attraverso il, eh, le, le colonie, eh, sarà soprattutto un baluardo delle colonie. Quindi vedete, Poste Italiane, questa è la serie Ferrucci, quella che eh, troviamo perfettamente eh, indicata proprio nell'insieme di tutta la nostra proposta di tutta quanta la nostra proposta, cioè, la troviamo come una serie che fa parte, eh, che, che entra in una delle 13 parti, eh, non, non è poco signori, siamo nel 1930 e ne sto prendendo come esempio una, 1930 e ne sto prendendo esempio come una, Ferrucci, eh? guardala, almeno, almeno dalle ore 17 ho modo, in, con calma, eh, con, eh, con, eh, con un attimo maggiormente di analisi filatelica, mettiamola così, eh, potervela mostrare. E guardate questo ingrandimento, ma questo ingrandimento è meglio delle lenti di ingrandimento con le quali si osservano i francobolli. Quindi siamo letteralmente... Certo, ma certamente. Ricordiamo, siamo nel 1930, è eh, 1930, perché si celebra, c'è anche scritto, il quarto centenario di Francesco Ferrucci. Quarto centenario di Francesco Ferrucci. Una delle tantissime... Serie presenti. Grazie Cristina, stai diventando eh Devo dire Mi l'avrà... Ah no, ok. Allora questa serie, andiamo a leggere insieme, posso appoggiare i francobolli, sono tanto protetti, Ferrucci 1930, questa serie da sola, numero di valori 8, 275 euro ha valore di catalogo 275 euro, eh? fa parte, saliamo in alto, della quinta parte, eh? questo termine. quinta parte, 13 parti competono alla, alla somma eh, di, di questa collezione, di questa grande collezione, valore prezzo, allora il totale del valore di catalogo di questa parte sarebbe di 2480 la proposta unitaria diventa 1002 per tutte queste. Quei 1002 compongono sommati alle altre serie compongono esattamente esattamente quei 7390 quelli in basso Enrico puoi un attimo lasciarmi 73 ecco grazie Fanno i 1200, sono parte di quei 7000, fermo così, no, fermo così. Quei 7390 che vedete qui indicati. Avremmo dovuto in origine scrivere: attenzione, stiamo vedendo una parte delle 13 di questa collezione, 2480. In realtà, anche questo oggi non viene considerato ma viene considerato e compare l'offerta speciale tv di 6.900 euro. Capolavoro per il Regno d'Italia. Signori, è un momento troppo saliente, è un momento troppo importante. Il Regno d'Italia si sta nuovamente, veramente guardate, vivificando con forza. Stanno crescendo tutto ciò che appartiene a questo periodo. L'arte compresa, il mondo dell'arte compreso, i Liberty, trovate ancora un pezzo Liberty, vero, autentico, lo potete trovare ma sapete il prezzo, il Deco, stiamo parlando di quei periodi, lo stesso stile, gli stessi pittori, del, del, pittori, artisti e architetti del periodo del Ventennio, la numismatica, le monete che conosciamo così bene, i francobolli, signore. Guardate, eh, mi spiace Adesso sempre. pensa che la settimana scorsa, sì. il 16 maggio, qua la scaletta abbiamo presentato Orazio, 13 valori a 410 euro. Giustissimo. E le colonie estive, 16 valori a 460 euro. Ecco. Ed erano giuste, serie 460 euro le colonie estive, 413 orazio. Giù, attenzione, ma quelli sono i prezzi, eh? attenzione che dice, cioè, ah, io ho comprato Orazio, allora no. Le singole serie hanno, hanno, sono quelli giuste e corrette i prezzi. Cioè, Prende uno come mancolista. Ma qui, qui diventa veramente un'eccezione. Ecco perché mi preme ricordare, mi preme segnalare proprio che questa è un'opportunità che ha un inizio e una fine. Questo mi preme segnalare. Questa è veramente una, una proposta di invito. I nuovi telespettatori. Non devono per forza, guardate certe volte, il prezzo sempre indicato pulsante può essere anche fastidioso, ma non perché non va conosciuto, va conosciuto, è giusto, ed è giusto farlo vedere in questo modo, pulsante o non pulsante, è giusto. Ma attenzione, quello è il passo a cui si può arrivare in mille modi dopo aver valutato insieme a noi, visto insieme a noi, sfogliato insieme a noi queste pagine insieme a noi di persona, fisicamente, ci sono nel negozio di Torino e così di Milano, e così di Verona, e così in Roma, tantissimi appassionati, appassionati che passano i loro pomeriggi, giornate. Ci guarda, sono passato cosa c'è di nuovo? Magari una volta alla settimana. Salutano gli amici perché diventano veramente gli amici, comunque delle persone che è bello salutare i nostri colleghi nei diversi negozi. Questa volta dite a loro: vi dico io cosa c'è di nuovo? Lo sanno, lo sapranno certamente. Eh? Vi dico io cosa c'è di nuovo: che ho prenotato la collezione del Regno d'Italia, vi è arrivata perché parte da Torino e scende un piano, una rampa di scale e arriva al negozio di Torino, oppure si allunga al negozio di Milano, Verona, Roma. Guarda, vado a vederla blocco il prezzo so quanto costa, so quanto costa con questa opportunità so in quanto tempo posso pagarla se mi va di pagarla nel tempo anche di più, eh, attenzione però i 10 mesi a 6,90 senza interessi è veramente da considerare cioè, oppure paghi in 2-3 mesi e eh, va benissimo come volete voi e le sfogliate ne parlate con noi, le guardate ma io non pensavo di collezionare il Regno d'Italia, ma sono considerati i francobolli più belli, ci sono quelli del ventennio che sono incredibili, al di là di quello che può essere stata l'appartenenza, il dramma storico. Ma è un dato di fatto. Il re Vittorio Emanuele III, il, il re numismatico, non fu da meno, non fu da meno con la filatelia non fece un corpus eh, di, di, di opere, eh, di pubblicazione, una vera e propria enciclopedia eh, di, 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 dedicata ai francobolli ma eh, aveva lo stesso rispetto, lo stesso rispetto. Quindi non è il no, no, ancora no. Perché una chiamata, voi guardate, a certe volte facciamo anche male a, dare, eh, a darvi questi limiti, no, non male, è una realtà, ma indicarveli eh, con costanza, una sola, eh, di, eh, mi mettono fretta, non preoccupatevi che sia una chiamata sola, non preoccupatevi, la perderete e basta. Eh? Non preoccupatevi di questo, preoccupatevi di non averla, di non sceglierla, di non scegliere, non quante ce n'è. Sicuramente è giusto indicarlo perché a quel punto, la seconda chiamata che giunge, sentirà dire: Eh, mi spiace, eh, non abbiamo più disponibilità a questo prezzo. A questo prezzo, andiamo a ricollocare. Intanto, Cristina, questo lo affido a te, eh, tieno sempre gentilmente a portata di mano. Si seguono per capitoli delle pagine. Eh? Quindi si colloca in calcio, c'è cioè ovviamente la pagina col sua lettera e numero. Capitolo I in questo caso, pagina 7, che vado a ricollocare in sito. In situ. Eccola! Eccola qui, eccola ancora collocata. Eh, a, cosa, a cosa concerne questo capitolo, cosa concerne tale, eh, tale momento, cosa concerne eh, questa, questa proposta? Guardate che bellezza! In questo capitolo, il capitolo I, così chiamato, va in successione ovviamente da A, si parla di. Imprese aviatorie, dal momento storico dalle imprese aviatorie all'impero. Quindi ci muoviamo ancora in quel contesto che precede la seconda guerra mondiale, che sarà poi il tramonto, ovviamente, del Regno d'Italia. Momento importante, quello che lo precede con la propaganda, momento fondamentale. Poi, però, eh, si andrà a calare. Cioè, sembra calare ovviamente con le prime, con i primissimi anni, eh, comincerà a, ad appassire quella foga. Non i francobolli, eh. entreranno ancora, le colonie avranno ancora una ragione d'essere. Eh, ma siamo in un momento di questa prima grandezza, di questa importanza. Lo so che. Allora, altre, do, altre domande gettonate. Eh, da parte del nostro pubblico, eh, ci sono, beh, va bene, si vede che volentieri. Allora, le pagine d'album eh, vi danno la completezza di poter ospitare questi francobolli che verranno, vi arriveranno, hanno le loro taschine già collocate, eh, li infilerete con pinzette filateliche, eh, se non le avete ve le offriamo noi. Eh, basta che ce lo dite, ovviamente sulla conferma. I tre album che sono qua presenti e disponibili. Presenti e disponibili. Eccoli, eccoli. Allora, certo che sono numerati, in senso cronologico, li abbiamo ovviamente eh, portati alla vostra attenzione. Il primo. Il secondo, eh, bella consistenza, il terzo. Allora c'è una richiesta tecnica interessante, similpelle, ma guardate: eh, beh, ha una durata anche particolare. Eh, guardate la qualità, la bellezza di questo. Eh, proprio di, di questa. Di questa Preparazione che poi rimane anche eh, coerente con quelli che sono il periodo antico, gli antichi stati che sono all'origine, è eh, proprio della filatelia italiana, italiana e della penisola, diciamo, della nostra penisola. Eh, L'album in regalo, noi vi, finora vi abbiamo elencato i diversi valori, alcuni esempi. Eh, già presenti all'interno, perché i valori sono 452, quindi la grande collezione filatelica del Regno d'Italia che giunge fino eh, al eh, che arriva in più appunto a darvi questo dono, ma che arriva con un prezzo ben differente da quanto in realtà sarà la nostra costante richiesta. In questa possibilità, in questo numero esiguo. Di, di possibilità siamo a 690 euro al mese per 10 mesi quindi una possibilità di considerare eh, tale proposta in un momento così eh, importante ripeto allora non è, sta è stato un progetto cioè, pensato ci avete anche segnalato dicendo ma io inizio una collezione non so quanto ci vuole per finirla non so come devo o per arrivare ecco le 13 parti sono qui. Le 13 parti sono esattamente qui presenti. I tre album sono esattamente qui presenti. La richiesta già di valore unitario, quindi già scontata sul valore di catalogo è di 7390, ma oggi 6.900 euro. In realtà diventa un grazie, guardate, ehm, non, non diventa un escamotage per vendere qualcosa che è finito fuori moda, fuori stagione, che non va più, no, diventa un qualcosa per premiare il nostro pubblico, per premiare letteralmente il nostro pubblico che a 6.900 euro vede riconosciuta viene riconosciuta la sua diciamo, fedeltà, il tempo dedicato a noi, il grazie, il Grazie in quella che sta diventando televisivamente, la Tabolaffi sempre in continua apertura, ma televisivamente devo dire che stiamo facendo, state facendo veramente dei passi notevoli, notevolissimi nel poter apprezzare quanto quanto stiamo offrendo, li facciamo anche noi, vi assicuro, a livello di impegno, ma devo dire veramente un grazie che si va dimostrato con i fatti, vale molto di più il 6.009 che, al di là di dirlo una volta seriamente, eh, con, con un significato, che non una piaggeria che ogni momento ha, ah, che bello il nostro pubblico, lo pensiamo, ma eh, diciamo che gli sforzi vengono premiati reciprocamente. Quindi, Potremmo non so celebrare idealmente i 12 anni della televisione Bolaffi, cioè di Bolaffi in TV, eh, beh, però non siamo sulle ri la ricorrenza in questo caso veramente si è completata arrivando a certe serie che non avevamo disponibili eh, o particolarmente rare o meno frequenti, qua comprese, eh, insieme a questo momento dove il regno d'Italia anche numismatico sta avendo un fortissimo interesse e sta dando delle forti opportunità anche al pubblico numismatico. Quindi non poteva essere da meno il pubblico filatelico, ci mancherebbe, ne garantiamo in assoluto, poi io che veramente sono un pochino il, il coordinatore diciamo, no? tra i vari settori filatelici numismatici, grazie a Lorenzo che rappresentavo l'intera divisione tv grazie a Erika la logistica, alla Cristina che è la, veramente la voce vostra presso di noi e viceversa, grazie poi a tutta la Bolaffi, eh, Elena e Massimiliano che sarà con me questa sera però adesso pensiamo a voi pensiamo a quello che potete acquisire torniamo ancora a sfogliare per l'ultima volta perché il tempo a questo punto è, eh, no, non posso dire che tiranno dopo tre ore però diventa eh, assolutamente contenuto e la proposta che vi stiamo offrendo ci deve portare ancora alla alla richiesta non mi aspetto un lo compro mi aspetterei più in questo momento potrei anche aspettarmelo da chi colleziona le colonie da chi ha le prime serie del regno e quindi vuole integrarle senza aspettare una vita signori non dico pagatelo in una vita perché è un, un termine un po' lungo, perché vuol dire, eh, intanto ve l'auguro lunghissima, ma eh, in buona salute soprattutto. Però eh, non posso eh, immaginare che una collezione abbia, eh, non abbia mai, non dico termine perché poi ci sono sempre delle possibilità di estensione verso le colonie, però ci sia anche un godimento vicino. Bravissima. Bravissimo, la terza milizia che abbiamo. La vediamo. Stasera la vedremo. La vedremo dalle 21, eh, sovrastampata con le colonie, perché ovviamente abbiamo detto sono due collezioni compatibili perché il periodo delle colonie e quello del regno d'Italia. Ma hanno anche una struttura a sé, eh. potremmo dire. Eh, io non so, mi viene in mente le chiese, quelle che hanno ognuno con una loro giurisdizione. Non so, penso al mondo ortodosso, no? che c'è quella di, Costanti, eh, di, di Costantinopoli, anche se ma i termini sono diversi. Quindi, ci sono proprio delle realtà che vivono un esempio un pochino eh, che vivono nella stessa grande realtà, ma con delle possibilità di collezionismo che hanno ragione d'essere indipendentemente. E poi le guerre mondiali, le guerre mondiali ancora così. Vivi nella memoria e testimonianza, ma anche in voi, signori, perché quando presentiamo i cronisti della storia, quando presentiamo una somma un po' del, del periodo storico, quelle le scegliete sempre con frequenza, sono prezzi anche diversi. Qui chiaramente arriviamo a una completezza maggiore eh, e a eh, delle ulteriori eh, non qualità diverse, però in quelle serie ci sono alcune. Eh, che hanno magari un timbro, no? parliamo di cronisti della storia, e qui invece troviamo quelle assolute, assolutamente, in quanto sì, sono cronisti della storia anche questi, ma sono da un punto di vista strettamente filatelico: il massimo rigore possibile eh, nella presentazione, eh, massimo rigore possibile. Quindi vediamo come nelle guerre mondiali entrano anche queste piene realtà. Andiamo ancora a segnalare, la. Non, non aspettino signori, non aspettino altro momento, non attendano altro momento, non pensino che questa sia un'offerta non solo finita, infinita, è molto finita, è molto vicina alla chiusura delle disponibilità è molto contenuta la quantità di possibilità da secondare. Abbiamo ottenuto qualcosa anche per la nostra serata e eh? quindi vogliamo proprio dividere, abbiamo un po' diviso le competenze, ma queste competenze giungono adesso competenze rispetto, diciamo, alle fasce orarie, ma giungono adesso veramente a una chance sulla chiamata che dice "Parliamone", mentre da parte Può interessarmi, mi interessa l'argomento. Ecco, mi interessa l'argomento. Voglio dedicare il mio tempo non a cercare collezioni a destramanca, che è una cosa bellissima, ci mancherebbe, ma voglio ottimizzare il mio tempo. Voglio poterle contemplare il prima possibile a casa mia. Il prima possibile: per poi prendermi tutto il tempo che serve per apprezzarle. Tutto quanto. Voglio lasciarle ai miei figli. Non ho figli, voglio godermele, voglio godermi questa passione in un mondo fatto di frastuono, eh, di proposte che ogni giorno cambiano. Signori, c'è una bellissima frase che viene detta, citata nel libro di ba Lord Baden Powell, che dice, eh, figlio mio, eh, renditi conto dell'importanza del francobollo, che è quello di rimanere attaccato alla busta, alla lettera, quindi la costanza, eh, eh, rimanere lì, esserci. E questi sono nella storia, ce la raccontano ma lo dimostrano. Gli alti e bassi i momenti, le certezze, no? tutto è impermanente, è vero, ma nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre generazioni dobbiamo comunque avere qualcosa che rimanga solido, qualche punto di riferimento. Possono essere persone, ci mancherebbe, possono essere oggetti, possono essere anche collezioni. Se volete in questo momento diventare collezionisti o nel momento in cui deciderete poi per essere sì definitivo ma fare un passo in tal senso, noi in un momento, in un colpo solo, vi diamo questa possibilità. Vi diamo questa chance. E la mentalità da collezionista, la forza del collezionista si potrà esprimere giorno dopo giorno, la potrete coltivare dentro di voi, ma attenzione. Se siete collezionisti di numeri, di cataloghi, eh, di ciò che parla su qualcos'altro, sarete collezionisti di cataloghi. Indicherete la Luna, la conoscerete, non sarete assolutamente sciocchi, ma assolutamente ci mancherebbe sapere il vecchio detto, però attenzione, qui la Luna si può scegliere. Se no diventate collezionisti di cataloghi, e non farete mai il passo, il passo che porta a quella soddisfazione, a quel senso di pienezza che magari non si esaurirà mai del tutto perché è bello avere sempre qualcosa da poter ricercare. Ma avrete delle solide, solide fondamenta. Direi solidissime fondamenta. Andiamo ancora, va bene allora. Io voglio ricordare, intanto grazie anche a chi ha scelto i cataloghi, eh, attenzione non ci mancherebbe, mi fa piacere, però vorrei che si giungesse anche a quella soddisfazione di poter attraverso il catalogo giungere a qualcosa di importante. Eh? Giungere a qualcosa di importante. Qualche minuto ancora, non, non, non pensi, si dice ma non posso pensarci adesso mi mette alle strette, non pensino a quello, pensino al fatto che nessuno vi mette alle strette, specialmente quando avrete tra le mani, avrete appoggiato sulla vostra scrivania, sul vostro tavolo, nella vostra libreria, sul vostro tavolo di conversazione tra i divani questa collezione. Tenetela dove volete, è strutturata proprio per poter durare nel tempo, proprio in tal senso è strutturata. Dimmi quando mancano due minuti, intanto io voglio ringraziarvi, voglio darvi eh, un invito che è l'invito a questa sera, eh? invito a questa sera dalle ore 21 saremo con voi. Ci sarà anche Massimiliano, ci sarà sempre la nostra Cristina. Io ringrazio anche Lorenzo per essere stato eh, con noi, Alberto ed Enrico, ma loro li ritroveremo proprio nella nostra serata. Preparati, Alberto, che esco come sono entrato. Eh? Perché è giusto riportare, eh, diciamo non sotto chiave, ma certamente protetto questa nostra collezione. Quindi Dammi proprio il minuto finale, perfetto. Mi dai il minuto finale che eh, lasciamo proprio l'attenzione. Eh, signori, noi siamo qua. Ho ancora una chiamata disponibile nella quota del pomeriggio. Qualcuno dirà: Vabbè, io magari stasera poi valuto e vedo. Signori, intanto occupatevi e preoccupatevi in senso positivo di questa possibilità. Occupatevi adesso di questa possibilità, signori. Eh? Andiamo proprio fate bella, quel bel passo importante eh? qui, qui signori non ci sono opinioni su questa collezione non ci sono opinioni dateci pure i vostri consigli suggerimenti ma su questa collezione non c'è eh, a me potete dire a me piace a me non piace ma come si può dire a me piace a me non piace non so il eh, il, il non voglio dire la Monna Lisa, però il penny black, vai facciamo un altro esempio. Oppure qualcosa di relativo, ci sono delle istituzioni. Queste, una di queste è il Regno d'Italia. Quindi ognuno può avere la sua opinione su gusti personali, eh, su gusti personali, ma qui siete sulla pietra miliare del collezionismo europeo. Non uso il termine mondiale per, eh, perché diventa troppo roboante, ma è così. Ma è letteralmente questo. Mm. Offerta speciale televisiva 6.900 euro, ergo 690 euro, 690 euro al mese per 10 mesi senza nessun tipo di interesse. Ne parlino con noi signori. Ne parlino con noi. Eh? Allora eh, vi aspetto insieme a Massimiliano alle ore 21, 30 secondi dammeli, ancora un grazie da parte nostra, un'ora di pausa, potremo comunque rispondere al centralino, alle vostre telefonate e ci farà immenso piacere. Eh? E ci farà immenso piacere. Mi dai la tua telecamera o no? Quale vuoi darmi? Eh? Quale mi dai come telecamera? Stiamo su quella? Dai, mi aspettavo di meglio. Grazie signori, mi aspettavo di meglio da Enrico. Eh? Cioè non mi fa usare l'altra telecamera. Ah, vabbè. Grazie signori, arrivederci. Tra un'ora torniamo.